E quello che state ascoltando è Fumble! 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 300 puntata! 4! Di già! Mancano 9 puntate alla 313, la macchina di... La macchina di... Ah, di Topolino. No. Però Paperino mi ha appena mi ha fregato poco fa con Paperino. Come si chiamava quello di Paperini che non cambiava? XXX? Sì. Era... L'auto per il porno, esatto. No, o l'auto di Vin Diesel, esatto. L'auto di Pornhub, sì. Quello che state ascoltando è Fumble, che è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in italiano. In Italia. In Italia. Italia. Peraltro. Dato che SideQuest è il nostro spin-off, ne abbiamo qua due rappresentanti. Esemplari. Loro non fanno live play perché non sono in diretta, ma fanno actual play, se vi interessa il termine specifico, così esatto. Lo sapete dire. Noi ci togliamo dall'impasse dicendo che noi siamo il primo siamo lo spin-off ufficiale di Fumble, che è il primo podcast di gioco, perché io ho memorizzato quello ma che diceva actual Claudio. Actual play è l'opposto di vintage play? No, di fake, perché non è oggi. Actual è l'opposto di fake. Di fake play, fake, di fake play. Quindi cioè, uno che gioca da solo ha un gioco sbagliato, tipo gioca D&D col Monad System. Esatto, quello sarebbe fake play. Sì. E beh, per la prossima. Buonanotte. Ascoltate la Fumble, no. Per sostenere Fumble potete fare un sacco di cose utili, tra cui comprare i nostri giochi su fumblegdr.it, su Facebook o su DriveThruRPG se li volete solo in digitale. Yes. In realtà anche dal sito lo potete comprare solo in digitale e avrete comunque per sempre l'accesso al vostro bel PDF. Ma potete anche comprare su Amazon passando dai link che ci sono sul sito. Potete lasciare delle recensioni su iTunes e anche su Facebook. Andate a lasciare una recensione su Facebook. Lasciate la recensione su Facebook, bastardi! Sì, fatelo, per favore. Bravo, che io non lo dicevo da tanto, di darci i vostri soldi, bastardi. O le vostre recensioni, le vostre stelline. Dateci i vostri birre, bastardi, perché giochiamo a Coriolis e quindi... Che vanno bene anche le birre, Vanno bene anche le birre. Io stavo pensando, mentre riascoltavo la puntata, che è particolare, soprattutto per il... Perché lo chiamo capitano anch'io? Non è il capitano della nave! Sono io, pilota. Perché anche perché il nostro pilota, che la valuta corrente si chiami in un modo che si pronuncia nello stesso modo di una bevanda alcolica. Perché per lui sono la stessa una cosa. Buona bevanda non la berrò io, diciamo. Oro in cielo. Incenso e birra. E birra. Esatto. A parte questo, potete andare ad ascoltare gli altri podcast di Fumble, cioè SideQuest, Epoca e Come quel gioco. E potete recuperare le 20 puntate che non diventeranno mai di più di continuo. Perché continui a ripeterlo? Perché tutte le settimane qualcuno mi dice, ma altre puntate di... No. Questa settimana sono stato io. Per stasera, perché sbaglio. Buttata lì, cioè. Detto questo, dato che appena... il master è Simone, lascio a lui la parola. 1, 2, 3, 4, 5. Ecco. 1. Oh, figa Marisa. E io devo condividere, non posso. Il postorino. Che cosa? Il riassunto. Ah, dai, non è così tremendo. Sono stato contattato. Eravamo in orbita. Eravamo attaccati come le mosche sugli stronzi a un asteroide, perché stavamo cercando di scappare da probabilmente altri stronzi, per cui avevamo fatto un lavoro che non ci volevano pagare. Lì, sopraffatti della noia, ci ha raggiunto quasi. Prima che il pilota fosse sopraffatto dalla noia, esatto. Siamo stati contattati da una mia vecchia conoscenza, Ifran Desdrisi. Da cui la puntata prende il nome, tra l'altro. Esatto. O Ifran Yedrisi, non mi ricordo. Desdrisi, mi sembra. No, Yedrisi. È un amico tuo, devi saperlo tu. Ciao, Zizi. Ok. Che praticamente mi ha detto, guarda, sono su Coriolis, sarò a Coriolis per la festa feste. del fondamento non ricordavo vabbè, ci festeggia anche fondatori, no? Esatto, la festa del fondamento. Siamo vieni... appena distrutti con le femministe, te lo dico. Ma non ti preoccupare, inviteremo Giulia che... di Senza Rossetto. Beh, al massimo ci facciamo comprare da un'altra casa, come ha fatto quelli di Vampiri. No, ho detto che i padri fondatori, cioè che esiste un
una lontanissima associazione mentale. Mi sto scavando la fossa da solo, quindi continuo con riassunto. Guarda, mi troverai a Piazza delle a Spice Plaza, nel posto in cui ci siamo conosciuti. Ho un affare interessante per te. Abbiamo deciso ad andare perché ci stavamo cacando il cazzo. Dicendo, vabbè, ma cosa succederà mai? Explicit language. Vabbè, se non lo sapete, dopo 304 c'è il contatore del metallo qui. Esatto. Abbiamo comunque, per una volta, agito in maniera abbastanza circospetta. Sono andato soltanto io, mentre gli altri si sono tenuti defilati. Zero mi ha seguito direttamente. Long story short, qualcuno ci stava spiando. Zero gli ha obliterato le rotule. A Zero non gli piace essere spiato. Esatto. No. Gli ha obliterato le rotule e l'ha messo in un con l'aiuto. Zero le tende per la doccia offuscate. Esatto. E poi la niente, evitiamo. Ron. E soprattutto cosa... Ron è potuto dargli una mano perché a quanto pare Zero, nonostante abbia speso 14, tutto quello 6. Che si può spendere in tutto per essere un'arma letale... Non riesce a fare un cazzo. Bene, anche disarmato, e che non aiuta. Beh, ma diciamo sono che comunque un ninja, però. Incredibilmente Roberto nell'ultima puntata ha tirato qualcosa come 480 dadi, facendo penso due successi. Voglio io e Bianchi. Mettendo in dubbio la statistica, poi ha tirato tre volte tre successi in fila. No, è Claudio che ha tirato 7 dadi, ha fatto 8 successi. Sì, Claudio ha fatto un super successo. Claudio ha tirato 7 dadi, uno dei dadi lontani si è girato. Che gli ha permesso i dadi da 6 mi vogliono bene. Yes. Che gli ha permesso di vedere sul balcone che venivano spiati. Esatto, in compenso esatto. Della nicchia del ristorante. 9 kg di pedine nere nelle mani di lei. Sì, esatto, perché sì, io mi sono ma rimangono di sessione in sessione? Sì, certo. Non mi sembra giusto, controlla bene. Arriveremo alla fine della campagna che lui andrà a casa con un sacco di 45 kg. Esatto, no, lo userà contro tutti quelli che incontra per strada. Tu adesso ti butti sotto un altro. Dare poi. Tirandogli in faccia, peraltro. Esatto. Come lei gli ormoni. Esatto. Però i suoi ormoni me li immagino più grossi, tipo pompelmi. Non so come sì. Sono degli altri. Ah, che bello! Comunque. Quando escono che mi comunque, vabbè, questo qua l'abbiamo insacchettato, l'abbiamo portato sul nostro shuttle, stiamo per interrogarlo. E io, in una delle mie visioni mistiche dettate dall'LSD, ho visto che, perché io posso intrufolarmi nei sensi delle altre persone, detto così suona come violenza sessuale, ma fa niente, ho visto che il mio amico Ifran ci lasciava un messaggio scritto col sangue, stava per morire perché era in fin di vita, era probabilmente nel suo appartamento e ci ha lasciato una specie di piramide di numeri con scritto sotto Yadris 12,10. E abbiamo pensato che fosse un versetto di qualche tipo pseudo Bibbia. Esatto. Ora, abbiamo splittato il party, Eric Lassard... Never split the party, prima sessione! Eric Lassard e Ilona, stavo per dire Fiona, stanno interrogando il poverino, sono nello shuttle con il poverino, invece il resto del gruppo è andato a casa di Ifran nella speranza di poterlo salvare. E stavamo cercando anche il modo più veloce per arrivarci, perché non sapevamo se era a piedi o con qualche mezzo. A chi aveva dato lei, perché poi non è nell'inventario, non c'è nessuno, a chi aveva dato lei la dose? Sì, ho dato sì, chi l'ha preso? No, te ne avevamo chieste due e poi una in caso te la ridavamo, sì, se non sì, lo so. Sì, due. Allora me ne segno. Comunque, voi che siete con me sapete una cosa, io ho giurato di non uccidere nessuno, ma questo non mi impedisce di mutilare. Ok, chiaro. Ma ti dà molto fastidio se qualcun altro uccide qualcuno? No, è un mio problema. Chiaro, immagino che un minimo ti senti se tu hai mutilato uno che è lì e uno va lì e lo ammazza per sfizio, forse un po' sì, però di base se io ammazzo uno non ci sono problemi. Okay. Tu finirai all'inferno, io no. Ok. Cioè, in realtà secondo me per la mia religione finirò in un limbo della morte, quindi è come la differenza tra il sesso prima del matrimonio e la sodomia, cioè, nel senso c'era proprio bisogno di vabbè, va bene, puoi mettere un metallo per favore. No, per una volta non era metallo, ci sono delle persone che dice interpretano i dettami religiosi alla lettera, quindi se non è vietato letteralmente non è peccato. È per quello che un sacco di persone molto 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 sì, molto ma teoricamente è vietato di spendere il seme, quindi non potresti farlo uguale. No, non ne so che possiamo rimandare la lezione di catechismo. Ah, esatto, un quarto d'ora catechismo del metallo, tra l'altro. Sì, sì, vabbè. La chiesa è quella, la chiesa del metallo. Il catechismo di spendere il seme è spesso sì, un di pari passo, io stavo sudando. Esatto, lo so. Boom. Sì.
Ma torneremo sull'argomento con un nuovo podcast di QWERTY. Esatto. Chiamato facciamo... Son ragazzi, e magari non sono d'accordo. Chiamato alla chiesa del metallo. Esatto. O la chiesa di metallo. Anche qua c'è gente che chiede ancora il sesso del pane angeli di Feeder diventerà un podcast? No, fatevene una ragione. No, anche perché Jacopo è un po' lontano e senza Jacopo non lo fa. Esatto. Comunque, dose medica. Yes. L'unico problema è chi la sa usare. Non era una cosa fatta così. Era una cosa, sì. Sì, tu hai detto che era il coso fa... Pss. Sì. Sì, che non poteva fare la benedizione, ma... La non poteva usare quella benedetta, ma poteva usare la... No, allora, innanzitutto la usava più una e non più due perché è benedetta. Esatto, esatto, ok. Dettaglio, perché poi ho riletto le regole. Ah, sì, sì, però in gioco non è passato il tempo, quindi non puoi aver letto le regole in quel modo. No, 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 ve lo dico... Allora, Medic Mulch non ce le prossime volte. Ve lo dico per no, non volte. Ce l'ho neanch'io. Ora vi faccio tirare... Infatti... Meno quando faremo PX a fine sessione, qualcuno se vuole si può mettere quello. Sì, ma è quello della sessione scorsa? Anche a fine sessione. Beh, okay. Una cosa, eravamo appena usciti dalla nave, magari possiamo reinterpretare questa minima parte. Tipo, ma io non la so usare questa cosa, come cazzo si usa? Vai tu. No, 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 vale, vale quello perché tu hai medicina. No. No, no, i 5 no, no. La vedi che se la fa nel ginocchio? Esatto, nelle caviglie. Aspetta, ma quindi ho una cosa che non so usare. Grazie per questo. La sai usare, ma c'è penalità. Cioè, la puoi usare, ma c'è penalità. No, cioè, io, Roberto, posso fare un'operazione a cuore aperto. Uccidendo qualcuno. No, non puoi fare un'operazione. Non si chiama operazione. Io si chiama omicidio. Con lo spettro a bolli. Oh, c'è una possibilità su 100 milioni di milioni di miliardi che io riesca a farla. Ma basta che indossi la divisa di Salvini cardiochirurgo. In questo caso ce la puoi fare. Allora, come no? Le skill a destra, le advance, non possono neanche essere tentate. No. Non si possono neanche, non si possono tirare a zero. Devi per forza avere un punto. O ce l'hai o ce l'hai. O ce l'hai o ce l'hai. Come avevo detto, per alcune mi sembra un po' strano. Eh beh, cioè sì, so, beh, questo è il tipo gioco. Tipo command, perché... Ma anche technology. No, technology. Technology puoi smanettare a culo no, allora, sul pannello elettrico e sperare di far qualcosa. L'unica cosa che mi viene da dire... Command, ti faccio fare un tiro di culo. Command e pilot, perché pilotare una nave, se non lo sai fare, se, io, se mi metto su un aereo non riesco a far decollare un aereo. Allora, però se sono su un aereo che sta andando e devo tenere la cloche... E fare una cosa senza magari. Ma per giusto. Già che hai fatto giusto, così per tenere la cloche. La gente è sbattuta. Esatto, tre quarti delle persone sono già morte. Magari quindi... era un cazzo. No, la cloche era lì. Parlando seriamente, per non perdere troppo tempo, troppo tempo su questa cosa. Se tu non sai pilotare, ma c'è qualcuno che ti dà le istruzioni, potresti farlo. Ma sì, è vero. Quindi guarda, devo dire che quando l'ho costruito ho creato un dettaglio. Ma no, ma non è la cosa di modo sigrinatura. Aspetta che sento il metallo. Allora adesso cioè, tu, secondo me con un pilota molto bravo di fianco un elicottero lo riesce a far atterrare. Grazie al cazzo. No, quindi è da solo. No, 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 dico con qualcuno che ti dà istruzioni dettagliate o interfono o di fianco. Beh, a te. Sì, fa lui la prova. Fa lui la prova con il tuo modificatore. Se c'è Rex Kramer è possibile. Per massimo metti il pilota automatico, lo gonfi. Comunque, questa volta ve lo faccio usare. Ok. Per refuso. Però con penalità, ci sta. No, senza penalità, usate direttamente la caratteristica del governo. Beh, io Wilson 4. Io faccio il bulbo oculare. Pigliare tu. Ok. Medipack. Quindi. First aid c'è scritto. Partiamo da voi tre, che andate verso la casa di Fran. Ok. Al di là di quello, l'avete l'indirizzo? Lui ce l'aveva. Oh, in casa di Ifra, dov'è? Spero. Se, oh. Se rubo una macchina, arriviamo prima? Una. Qui non c'è proprio una. Ma era lì appiccicato a. Ah, okay. Siamo atterrati. Cioè, se faccio una cosa alla GTA, non mi conviene. Beh, allora ti chiedo. No, anche perché considera che sei tipo a New York. Rimani GTA, più fermo però... per strada. Ah, sì, okay, okay. La casa di Fran dov'è? Prima di iniziare la puntata, mi raccomando, non mangiamo le caramelle davanti al microfono. In effetti sembriamo una banda di ritardati. No, solo ho anche preso per il culo Malto, che ha fatto infastidendomi. Seri perché non siamo più giovani minchioni. Siamo un gradino più in alto. Esatto. Da, vero. I vecchi bicchioni in pensione. Okay. Pardon.
Sì, iniziamo ad andare. Chiedo a te, so dove è la casa di Fran. Avevi il bigliettino, sì. Quindi sapevi l'indirizzo. Giusto, giustissimo. Ricordo io. Ho fatto un riassunto. Bene. Nessun problema. Corriamo. Correte in direzione. Io salto sulla sul cofano di una macchina e vado avanti. Io se non c'è bisogno mi allungo un po' per saltare. Io gli chiedo di rallentare, che non gli sto dietro. È in una delle traverse principali del promenade. L'anello che con la strada principale, che è l'anello che congiunge tutto, quindi la zona, mettiamola nord-est, e poi è a palazzi di ventine, trentine di piani. Ostia. Quindi dovete entrare, l'appartamento tu sai dov'è. C'è l'ascensore, vero? Sì. Benissimo. Però io chiedo, magari volete passare alle scale. Io vado per le scale, correndo. Correndo. Un po'. Ma che piano è? Questa è una domanda importante. Guardo il... come si dice? Ci sarà? Sì, ci sarà. Ce l'hai l'indirizzo? Te l'hai segnato? No. No, non mi sono segnato. Ma no, aspetta, ma... No, non c'è. Cioè... C'era il bigliettino. E c'era... Sì, sapevo che c'era il bigliettino. A parte che ho avuto se una... non sai tu dove abitano i tuoi amici, non lo saprei. A parte che è una catastrofe. Allora, c'è stata una catastrofe. Quindi sto salendo le scale di un palazzo a casa. Fermo un attimo. Io avevo ricevuto il bigliettino, ma in puntata non mi avete detto esattamente cosa c'era scritto nel bigliettino in termini di... Mi avete, guarda lui! Via Pietro Micca numero 15. Pietro Micca 2. Coriolis. Cioè, sì, sicuramente. Ma te lo sei segnato nell'equipaggiamento il bigliettino? No, ce l'ho. Scusa, dovevo farlo. Ho segnato questo? Non ho segnato... No, no. Io c'ho un fodero, non so se... E attico. Attico. Ascensore. Esatto. Trentesimo piano. Quanti piani sono? Trentesimo piano. 30 piani? Sì. Io li corro tutti cercando di saltare alcuni gradini. Noi li aspettiamo poi con l'ascensore quando finisce no, di correre. Dai, immagino che con 5 agility io sia più veloce di un ascensore a salire i piani. Dipende che ascensore. Al massimo arrivo stanco, ma... L'ascensore, il classico ascensore del condominio... Dexterity. Magari anche sì. Quello della ma qui è proprio una prova di resistenza fisica. Fai force. Ok. Non so se si è messo meglio o peggio. Usa lo scudo. Uno in meno. Uguale. Uno. Basta. Bravo. Cioè faccio, sai, lo scavalco degli ultimi gradini per non fare il giro così. Dai anche una ginocchiata alla signora che sto scendendo. Ma che cazzo scende? Sto per dare una ginocchiata alla signora, ma visto che sono super agile, faccio un po' di parkour quasi in verticale su una... Devi corrimani, la passo e faccio scusi signora e salgo, continuo a correre su. Ah, pensavo gli do una gomitata invece che non ci lo chiedo. Beh, è un modo. Eh beh, certo. Quindi arrivi all'ultimo piano, un po' prima dell'ascensore, che vedi che è al 26esimo piano. C'è qualcosa che noto di aperto, porta aperta, qualche zerbino strano, qualcosa che è fuori posto. Observation. Lo zerbino è un mimic. Un successo. Un successo. Bravo. Vedi che c'è. A tirare i dadi. Una porta leggermente socchiusa. Carabina. Verso il fondo. Vado di là, mi metto di fianco alla porta e aspetto che arrivino loro, ma sono pronto di fianco alla porta con la carabina per entrare appena loro si avvicinano e in caso sparare okay. Se c'è qualcuno. Quella che stai facendo tu si chiama... Overwatch Fire, quindi posizione di guardia, la chiamo. Se è corretta la termina. È solo quello dell'ascensore. E ci uccide e scappa. Sta andando di nuovo giù. Overwatch, non salverete mai. Signori, ripassa la signora, salve, buongiorno. Oh, allora, nella posizione di sorveglianza, te stai a guardare una davanti a te, a circa 90 gradi, quindi campo visivo, non sto... puoi sparare in qualsiasi momento prima di qualsiasi azione si compia quando è dichiarata. Ah, figo. Tipo io sì. Hai una reazione gratis. Esatto. Sì, allora mi metto in fuoco. No, è più che gratis, è già preparata, cioè, mi metto in fuoco di copertura verso la porta, ovviamente, e aspetto che arrivino loro. Ok. Quindi se esce qualcuno tu reagisci per primo. Guarda che bravi che hanno considerato anche quello che avrebbe sicuramente rotto le balle. Se due parti opposte, PG e PNC o PG sì, usano entrambe questa tecnica, lo attivano nello stesso momento. Perché altrimenti mi immaginavo già la discussione. Oh, il tempo va all'indietro perché in realtà io l'ho preparato per sempre. Sempre uno più di te, comunque. Sempre uno, esatto. Te, 100 volte. E noi usciamo. Bing. Ok.
vedo lui con le che imbraccia l'arma e imbraccio l'arma anch'io. Fatemi un tiro di observation voi due dentro l'ascensore. Yes. Sono qui tutti che si imbracciano. No, c'è un tizio attaccato sull'ascensore. Ho bisogno di... No! Buongiorno! Tre critico! Successi. Dammi pure quattro dadi. Ok, uno, critico! Due, tre, questi sono miei di Alice Gianni. Un successo. Ma quello cos'è? Grazie. Ma quello lassù cos'è? Salve! Guardo Brana. Verso il soffitto. Guardi verso il soffitto. Non si sa mai qua. Sempre, no, allora, sempre un buon consiglio. Il soffitto è integro. Quello che noti è che c'è una sola impronta di scarpa sanguinata. Nell'ascensore? Nell'ascensore. C'è la botola dell'ascensore? Sì. Ti faccio scaletta? Io faccio cenno di che entro. Ok. Ti faccio di sì. E appena loro sono fuori dal campo visivo della porta, perché stanno cercando di salire nell'ascensore, mentre lui era uscito, io apro loro, loro stanno ancora salendo con l'ascensore. Ah sì? Abbiamo fatto ping, si è aperta la porta, lui è uscito. Sì, vero che l'ho detto io. Ha visto la cosa. La pistolinata, ho fatto ping. No. Io ho detto che, allora, per me, presidente ping della Cina. Siete ancora, loro due sono ancora dentro l'ascensore. Tu avevi qualche turno di vantaggio. Allora io appoggio l'orecchio sulla porta, su, cioè appoggio l'orecchio per vedere se sento qualcosa. Ma vecchio. Sto vecchio comunque. Senti una cosa da sotto. Bravo che fai le scale. Anche io sono anche rimasta io giovane. Io faccio per quello, ho 90 anni e cammino ancora. Voi due fate scaletta. Per sì, andare sopra. Io faccio scaletta a lui, sia chiaro. Perché potrebbe essere anche l'uomo flamingo. Sta sempre su una gamba sola. Non è sospetta questa cosa. Vabbè. Allora, vedi che sta arrivando verso il soffitto, perché era l'attico, quindi verso la zona di fermo del fine del motore dell'ascensore. Mi tiriamo l'iniziativa voi due. Come si tira l'iniziativa? È un dado da 6, poi per differenziare un po' dal semplice dado da 6 faccio sommare agility. 6. 4. Te la tiro anche io per... Anche perché si sentiranno spari, cose. 8. Sotto, maior. Roberto, prima iniziativa, che cazzo è successo? L'ho fatto apposta al PG. Il sciotto? Beh, in realtà non sarei... Solo perché hai messo l'house rule, se no non sarei prima iniziativa. Anche con 5 in agility. Ma non saresti neanche ultimo. No, veramente, guarda, c'era un 1, un 2 di dado, no, e 3. Io se vedo che sono ancora al 30 secondi, un minuto, prima ancora che arrivano, io entro. Ok. Double split. Adesso io mi separo da lui. E loro due vanno in due direzioni diverse. Ora della fine della puntata siamo squartati in giro per la stanza. Cioè, sono le nostre braccia che si trascinano in direzioni differenti. Beh, magari tra 5 cadaveri uno intero riusciamo a fare. Sì, probabilmente. Allora, io ero in posizione di guardia. Record della campagna. Due sessioni, tutti morti. 1, 2, 3, 4, 7. 3 secondi per la creazione. E un tipo che è praticamente spalmato sul soffitto dell'ascensore estrae il coltello e appena vede la tua faccia fa per tagliarti. Bene, non sono io il primo. No, ma hai detto entravi dentro. Intanto faccio faccio dei perché non c'è nessuna. Quindi io sto entrando. Esatto, tu stai entrando. Allora, ti colpisco. Puoi reagire. Il fatto che io abbia 3 di armatura serve a qualcosa? Se subisci danni, tiri 3 dadi, ogni successo ti riduce di 1 il danno. Hai un'armatura in faccia. Sì, ma ti faccio la prima pignolata di questa campagna europea. La prima. Non dovresti descrivere prima quello che succede a me se sono prima in iniziativa? Era concitato il momento dell'ascensore. Ah, ok. Okay. Poi lascio tutto a te se non intervieni. Okay. Il tiro per difendere è... Un tiro di dexterity? Di... No, credo sia contrapposto di melee combat. Ah, meglio. Meglio. Reazioni.
Difendere nel combattimento di rischio. Difesa. Diminuire il danno. Quindi... allora, si fa un melee combat contrapposto. Meno 2 se non si hanno armi. Io la spada ce l'ho. per ogni successo il difensore può diminuire il danno, contrattaccare, disarmare e aumentare la sua iniziativa. Zero. Ma... piglia testo... dai, piglia testo dai che voglio. Niente, è destino che io mi... Ai. Ma non è detto che c'è la possibilità del fumble così? Sì. C'è la meccanica del fumble. Allegria. Tira un dado, se fai un successo è fumble. È finita una merda. No. Non è fumble. C'è una nuova spettatrice. Che bellina. Piccola mimma. Rovinate da giovanissimo. Sì, no, è abbastanza piccola da non capire il metallo. Capire, ancora, quindi. Sì. Allora io non farò... ancora non mi entrano il critico. No, aspetta. Critico 1. Sei morto. Quindi mettiamo subito il critico. Io spendo un dark point, perché sennò io non posso attivare le abilità degli avversari. Degli avversari. E mi serve la tabella del critico. Che la tabella bella. La tabella del critico è qua. No, medical. Tanto so che è 2 di 6. Minchia. Ah, non ho detto qual è uno e qual è l'altro. Sono buono, decine, unità, 13. Attento, sennò te lo invertivo, quindi... ti ho risparmiato l'uso giornaliero. Quindi nero sono le decine. Nero sono le decine, facciamo così e per sempre sarà. Dove caspio è? Critical damage. Eccolo, 13. Ok. Ma... no, ma questo qua è... Sprined wrist e spalla slogata? No, il polso. Ah, polso slogato. Sì, wrist e polso. Ti cade l'oggetto che tieni in mano, meno uno al combattimento in mischia a distanza. Merda. Tempo di guarigione. Cosa, se fosse 31 invece cosa sarebbe? Giusto per curiosità. Broken ribs. Costo le rotte. Meno due a destrezza e... ok, era per avere un metro di paragone. Mi sa che più vai avanti peggio sono, eh? Perché... sì, immagino. Praticamente la l'ultimo prima è Crash and Skull. Ma ti ha fatto un critico? Sì. Ti ha fatto un critico. Perché mi bastava un solo successo extra per attivare il critico. E spendendo un dark point l'ho attivato. Mm. Almeno abbiamo visto anche il critico. Fortunello Claudio! Non ti preoccupare, tra poco gli faccio io un critico. Per forza? L'autocritico. Cioè, esatto. Ah, così proprio. Eh beh, oh, dobbiamo risolvere la fascia, altrimenti siamo arrivati qua per niente. Mi sembra giusto. Quindi praticamente lui ti ha pugnalato sulla mano, girando un po' il pugnale. Io cambio mano perché cambio. La katana può essere usata anche a una mano sola. Mm-hmm. E cerco di infilzarlo e uso l'abilità del gambler per avere il critico automatico. Yes. Ma devi colpire dal critico automatico o è colpito il Tre successi extra. Ah, tre successi extra? Sì. Allora devi tirare. Io ti direi tira... e hai tre successi. No, tre successi extra, anche perché magari ci sono armi che necessitano tipo quattro successi per far critico, no? Sì, sono pochissimi. Però ci credo del massimo sia tre. Bene. Comunque hai tre successi. Quindi non ti... ok. Ed è critico? Sì. Critico 2, no, critico 1 la katana. Sì. Allora c'hai un altro punto da spendere se vuoi. Intanto è un critico. Più uno. Più uno. Puoi aumentare il danno, ferita critica o colpo demoralizzante. Metti paura all'avversario, X punti di stress, quanti successi spendi. Lo puoi disarmare. Oh sì, lo disarmo. Bravo. Lo disarmo e il critico è 25. Il critico è 25. E ritorna indietro la tavola. Ah, guarda, te lo dico io. Con cosa grazie. Fai l'attacco della katana? Melee combat? Ah, l'avevo messo in fondo, non devo sono prendermi scemo. Una katana anch'io. Groin hit! Con la katana! Colpo alle palle, colpo linguine, sì, vabbè, giustamente. Stordito per due turni e un punto danno a forza, destrezza e melee. Beh, dai, alle palle. Beh, colpo alle linguine, direttamente il colpo alle palle. Lui è maschio o femmina? È un po' specifico, vabbè, ma il linguine è un po' più grosso, dicevo, le palle. E poi comunque in ogni caso non fa bene in entrambe le situazioni. No, direi di no.
Però è come dire, l'hai colpito in testa in un occhio. Dovremmo mandare Samad a rifare il corso di anatomia. Magari Samad ha delle palle enormi, scusa. Cosa ne so? Sì, ma le palle che ti penzolano davanti dall'inguine sono qualcosa di inguardabile comunque. Adesso ho messo a frutto questo metallo che ho utilizzato, perché prima era buttato via. Ok, sì. Prima era stile. No, sì. Prima era stile. Il metallo sterile è quello con cui ho preparato, diciamolo. Allora dicevamo, sì, tu turno. Ah, di turno, gli sparo. Appena assistito a una vasectomia. Allora, di precisione, proprio. Io sono sotto, dai! Sono all'interno dell'ascensore, perché gli ho fatto fare scalette, quindi certo. Loro sono sopra di me, sì. Però io ho visto lui dove ha colpito, quindi se io sparo nella direzione in cui lui ha colpito con la spada. Comunque qualcosa vedi, perché c'è la luce dell'ascensore. A questo punto provo a sparargli con 4. No, con 3. No, va bene. 3? Peggio non lo prendo. Prendi lui. Non è mica fumble. Ha fatto un successo. Grande. Carabina Vulcan, però io non so. Carabina Vulcan, porca troia. Non so quanto fa, cosa fa, non so niente. Ah, quindi non è che gli spari. Gli spari. Ma io avevo capito che aveva un pistolone. Una carabina. Sai che carabina non è fucile da caccia. Beh, sì, ho capito. Vulcan non hai detto che sia un fucile. Non so se trovo l'immagine, ma dovrebbe essere tipo Vulcan questa. Weapon, sì. Sì. È un fucile d'assalto. È tipo un MP4. Sì. È presente The Rock in Doom? Sì, sì, sì. Più o meno è quello lì. Carabina Vulcan? Sì. 3 danni? Sì. Critico 2, bonus più 1 al tiro. Ricordatelo per la prossima volta. Beh, lo sto scrivendo. No, devi andare in più. Ah, più 1 al tiro. Niente, è un successo. Ok. Raggio vicino. Fuoco automatico. Puoi fare fuoco automatico. Ta-ta-ta. Ok. Fuoco automatico è una figata quando hai tanti dadi da tirare. Okay. Perché te tiri, scarti i successi, li metti da parte. Tutti i dadi vuoti te li puoi ritirare a manetta. Se però fai 1, svuoti il caricatore e finisce il fuoco automatico. Cioè 1 perché tiri dadi da 6. Sì, dopo devi tirarmi dadi da 6, perché bisogna vedere se fai 1. Beh, per adesso questa cosa non lo faccio, anche perché io sono un cane a sparare. No, serve che ha tanti dadi. 3 danni. Tu quando gliene avevi fatti, scusa Claudio? La katana? 2. Ok. Minchia, poverino. Io non ho usato l'armatura prima per vedere se non è successo niente. E gli dico, potremmo risparmiarti se parli. E si è sentito tu. Ah, tra l'altro cade il pugnale per terra, sì. Nell'ascensore. Vabbè, io ho 2 azioni, quindi. Tu c'hai 2 azioni. Entro. Allora, innanzitutto ti entri dentro. Che è il mio movimento. Sì, vabbè. Sciopette. E vedi che c'è il cadavere di questa persona disteso per terra. Ok. Ti dico già cadavere perché vedi che il colore della pelle non è più roseo. Da questa distanza è sicuro che sia cadavere? No, potrebbe aver perso molto sangue e magari qualcosa si può fare. Allora questa mia azione vado lì e controllo. Ok. Quanto è cadavere? Quanto è cadavere? Medicina su? Medicurgi teoricamente. Su Wiz. Puoi fare un tiro di Wiz. Niente. A tua sensazione ti sembra morto, non senti più il polso. Ti do un punto e ritiro. Dopo l'autopsia abbiamo scoperto di cosa era morto. E di cosa? Di autopsia. Zero. Ritira. Ho già tirato. Tiro un dado. È una morte orribile. Perché se te ritiri e fai di nuovo vuoto, rischi il fumble. Ah, ok. Un dado solo. Beh, evidentemente. No, un dado solo non vale, devo ritirare. Madonna, te le cerchi. Okay. Appunto, perché te la cerchi, mi ricordo. Quindi è mortissimo. È mortissimo. E allora come ho sentito lo sparo? Questo no. Adesso lo sparo. Adesso senti lo sparo. E vado verso l'ascensore. Vedo qualcosa giù. No, vedi l'ascensore praticamente è arrivato. Le porte si aprono e vedi Samad che ha la pistola puntata verso l'alto. Qualcuno. E un pugnale che casca dalla buca.
Questa è roba tua. Mi allontano. Esco da nessuno? Sopra? Te sei fuori l'ascensore, quindi il tuo angolo di visuale non ti permette di vedere. Ok, perché da fuori non riesco a vedere sopra perché è chiuso, non c'è tipo la grata o qualcosa. No, no, è un ascensore. E allora mi metto in Overwatch. Ok. Quindi vedi che ti punta il fucile. No, verso... Sono tranquillo, sono molto tranquillo. E dico... Ifran ha raggiunto il senza volto. No, no, cazzo, non è possibile, non è possibile! Ma tanto non tocca a me, quindi... Non è possibile. Claudio, no. Tocca a Claudio. Sì. Io lo guardo e gli dico... Non costringermi a fare qualcosa che andrebbe contro il mio senso dell'onore. Puoi arrenderti e uscire da questo ascensore ora. Oppure... Ed è stordito. Infatti vedi che... Ci metto un po' a rispondere. Oh, se no lo prendo per il colletto e lo butto di sotto nella buca. Se vuoi. Se vedo che tentenna, sì, lo butto di sotto. Ok, fai un tiro per colpire, disarmato, per entrare in lotto e buttarlo di sotto. Quindi mi ricombat, sì. 4 successi. La madonna. Sbam! Praticamente lo infili. Gli prendi il suplex e la cintura e lo fai capriolare dentro la buca battendo i reni sul fondo dell'ascensore. E io che ero lì davanti gli punto la pistola sulla fronte. Ero in Overwatch. Gli punto il Vulcan sulla fronte. Mi arrendo. È tutto tuo. Ah, mi pulisco dal sangue della... Ci serve vivo? Ci serve che possa parlare. Vi dirò tutto quello che volete sapere. Prendo... Chi cavolo siete? Le mani dietro, gli giro il braccio dietro, lo alzo, tenendogli la pistola puntata con la sinistra, tipo sullo sterno, sulla parte... Si chiama? Sulle costo, fianco. Sul costato, bravissima. Costato, spingendo... Brava, Simone. Grazie. Spingendo e con l'altra gli torco il braccio dietro, intenzione. Ok. Non è la domanda giusta. La domanda giusta è chi cazzo sei tu? E io inizio a spingere verso la stanza di Ifran. Ok, e infatti io corro in realtà verso la stanza perché voglio vedere Ifran. Schiaccio piano terra, se è uno di quegli ascensori che funzionano, che puoi schiacciare, uscire e va giù. Sì. Aprendo anche il pugnale, già che ci sono. La tua spada lui... do per scontata l'hai raccolta. Vabbè. Eh beh, sì. E inizio a sospingerlo verso la stanza. Ok. Doppio interrogatorio! Esatto. Io vediamo chi uccide per sbaglio prima. Io vado subito a guardare Ifran. Vai subito a guardare Ifran e anche tu fammi un tiro di Witcher. Ah, vorrei dirti assolutamente che Claudio è la persona peggiore che fa gli interrogatori in qualsiasi gioco di ruolo. Vero? Quindi non fateglielo fare. Questa cosa non l'ho mai... Ha la mano un po' pesante. No, lui la prima sessione in cui giocava il paladino, che come professione faceva il torturatore, arriva il tizio, lo torturiamo, c'era tipo 4-5 punti ferita, era un cretino. Punire! 38 danni! Mi sa che non parlerà. Prima sessione. Non era punire, era in posizione delle mani per fare danno. Sì, però 30 quanto danni vuoi fare? Il massimo. Ho 30, ok, ottimo. Cioè, ha visto la luce di Dio, tipo l'arca dell'alleanza e si è... Oh, ho fatto un successo. Allora, capisci, le sue ferite sono molto, molto gravi. La dose che avete può temporaneamente aiutare a stabilizzarlo, ma ci vuole un... medico e un pronto soccorso immediato. Non è morto! Domanda importantissima. Sì. Anche se non ho medicurgi, una trasfusione, se ci fosse del sangue, la saprei fare? Se ci fosse il coso da attaccare? Ma certo. Che cazzo stai dicendo? Dai, ma perché? Certo che la sai fare. Beh sì, una trasfusione la sai fare, suppongo. Beh, basterebbe... Una vena, una vena. Abbiamo di sempre da prendere la vena. Sì, ma se non la sai prendere... sì, chiaro, ok. Al di là della compatibilità del sangue. No, però non ci vuole una laurea in medicina per attaccare una flebo.
A volte guarda, gli infermieri che hanno preso la gli infermieri non sanno fare qui. No, però salutiamo tutti gli infermieri. Dimmi quanto io sono, a volte sono non tutti. Io sono un esperto della cosa, dimmi quanto sarebbe difficile per me fare una cosa del genere. Esperto di che? Di trasfusioni. Io non sono. Ah, tu non sei. Ma il mio personaggio sicuramente è affetto con un po' almeno di medicina da campo, quella base, tipo il classico, magari farsi l'iniezione. Vabbè, dai, che non siano le siringhe da autoiniettarsi, ok, sono d'accordo, ma no, ma se io avessi tutto il necessario, quanto è difficile. Te lo porto la prossima volta. Cioè, chiedo a mia moglie di portarmi il necessario, poi ci facciamo una trasfusione io e te. Rischiando tra l'altro di morire. Allora, secondo me, se hai fatto un minimo di corso, non da avere un punto in un'abilità che hanno probabilmente i medici, secondo me attaccare una flebo non deve essere così complicato. Se la mette mia nonna, cazzo. No, però allora, attaccare una flebo non è fare una trasfusione. No, vabbè, fare non la trasfusione, fargli un come si chiama? No, una plasmaferesi. Esatto. No, come si chiama quando prendi proprio la sacca di sangue, gli attacchi e gli mandi sangue perché uno trasfusione. Gli mandi sangue. Sì. Dai, capite il tempo. Gli la spremi. No, sì, è una trasfusione. Però credo che bisogna beccare innanzitutto la corretta circolazione, perché devi prendere cos'è l'arteria che porta il sangue al cuore. Esatto, voglio sapere per me che non sono un medico quanto sarebbe difficile se avessi tutto necessario. Rischi di ammazzarlo. Beh, tanto. Quanto rischi di ammazzarlo? abbiamo una cosa che gliela pianti e funziona. Proviamo con sì, quella. Ma non basta, ha detto. No, lo stabilizza serve temporaneamente, ma serve il pronto intervento dell'ambulanza. Cominciamo a farla arrivare l'ambulanza. Più che altro perché poi la sacca di sangue dove la trovi? Non lo so. Guarda, adesso vado a scavare. E soprattutto non sappiamo. Chiedo a mia mamma, che è medico, se domani glielo chiedo. Mamma, ma se io quante percentuali, qual è la percentuale? Aspetta, ti chiedo solo una cosa, registra la conversazione. Esatto. Le chiederò. Ti prego. Mamma, quanto mi dici, qual è la percentuale che io uccida qualcuno se provo a fargli una trasfusione? 100%, la risposta di mia mamma sarebbe: rischi di ammazzare qualcuno se fai le lasagne senza che sono di fianco a te, figurati se gli fai una trasfusione. Quello è vero, però lì stiamo parlando di Roberto che è un incapace in questo. No, pensavo a me in realtà. Allora, io quindi, quando vedo questa cosa dico: non è morto, cazzo Ron, vieni qua con quelle cazzo di siringhe. Girano! Non lo so, e lo giro. Vabbè. Sono preso dal panico. Adesso che cerco su Google trasfusione fai da te. Non voglio sapere cosa trovi, non usare il mio wifi di casa. E di uno che scada qualcosa in un cucchiaio con un accendino. Ed è quella. Indiscutibilmente trasfusione fai. Prendo sto medico. Un eroinomane sa prenderla la vena. No, aspetta. Dico, te la prendo di mano e gliela pianto addosso e uso il potere del gambler. Quindi faccio critico. Faccio 3 successi. Ok. Sì. Però ho trovato una sacca di trasfusione commestibile. Vedi, allora senti che da una persona prima praticamente stava respirando zero, quindi non gli vedevi muoversi la cassa toracica, lentamente sta riprendendo a respirare. Vedi che questa soluzione giallo-verdastra che gli avete iniettato sta uscendo sulle ferite, e dalle ferite sta facendo da cicatrizzante. Ok. Quindi praticamente serve per bloccare le emorragie interne o esterne. Però è quasi dissanguato e comunque... Devo chiamare qualcuno. C'è il 113. C'è il trauma team. Sarebbe bello. No, c'è una specie di trauma team, È comunque una stazione cosmopolita. Allora ti dico, ci sono due possibilità. Uno, il servizio pubblico, l'ambulanza. Chiamo quello. Se per caso so, eventualmente con Culture, se per caso c'è una compagnia tipo il Trauma Team privata che viene qua in tempo zero anche a pagamento, anche su somme salate, ma è qua nella metà del tempo, io chiamo quelli. Non so se devo tirare qualcosa per sapere se c'è. Mi viene in mente calcio. Tirami, no? Calcio? No, quello è cultura in senso generale. Survival. Ok. Wits. È una sopravvivenza cittadina, sono conoscenze che devi avere. Posso tirare anch'io, che sono probabilmente un po' più... Ci sta. Infatti io lo so. Io sto chiamando il 113. Allora, io ti fermo, ti prendo il comunicatore.
Se la giochiamo così oggi. Se chiami il pronto intervento, il pronto intervento risponde tutto. Quindi per noi italiani, pompieri, carabinieri, certo, cioè la chiamata viene registrata e tutto. Tu conosci un paio di cliniche private con mezzi, con i motori gravitonici, quindi che possono andare al piano e tutto, privati. Ed essendo... A pilotare qualcosa, in pilotare, no, di voi due. No. Ed essendo lattico, ha sicuramente un terrazzamento dove può atterrare l'ambulanza, l'aereo ambulanza. C'è un qualche mezzo volante, tipo di bassa lega, che ne so, magari tipo l'equivalente di una Vespa o di una piccola macchina che può guidare anche uno che non è tanto capace a pilotare? Io penso che pilotare sia per le navi. No, pilot non so, inteso anche per i mezzi. Minchia. Cioè, non possiamo allora, avere un patentino neanche. Hai messo punti? No. Allora. È perché è inteso in questa maniera. Siccome le ruote non esistono più, mm-hmm, esistono tutti i motori assiali, quindi... Su, che si muovono su. Esatto, che fluttui, quindi motori che fanno muovere il mezzo nelle tre direzioni, l'hanno inteso loro come le navi. Ok, ma però non c'è un mezzo tipo, sai, lo scooter, quello con tre ruote, con la copertina. Il risciò. Che lo può guidare anche uno che non sa usare il motorino, è presente, no? Lo scooter, quello con tre ruote. Sì. Che, che lo può guidare tranquillamente anche uno che non ha mai portato il motorino come capacità, poi ti arrestano, però, come capacità. Dipende. Esiste un qualcosa del genere, magari per i ricchi o per cose... Sì, ricchi? Sì. Ok. Esistono delle navi come Calypso, praticamente. Quanto ci aiuterebbe una cosa del genere se fosse per puro caso automatico già presente di sopra con le chiavi nel quadro? Beh, è un pilota automatico, se riesci dove vuoi andare nel navigatore, lui va. E io, caso strano, allora troviamo, cioè, una di queste proprio parcheggiata sopra, quella di Iframe. Certo. E uso il mio plot point. È il preferito per la trasfusione, ti, però. Ti domanderò che cosa ci serve. Per portarlo direttamente. Hai detto che ci mettono un po' a arrivare. Sì. Ma lui ha... Tu conosci le cliniche? No, lui, sì, lui ha i contatti di chi del trauma team, di chi arriva... Ah, ho capito, sì, che conosceva le cliniche lontane. No, allora no. Okay. Comunque tu intanto mi hai strappato di mano. Che altro è senza fare domande. No, io ho capito che conoscevi le cliniche dove non facevano domande, ma ce lo dovevi portare. Sì, ok. Sì. No, 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 no. Quindi hai il mio comunicatore in mano, quindi per cui puoi chiamare chi vuoi. Quindi prego. Quello non ci serve, ottimo. Però potremmo prenderlo, lo mettiamo nello shuttle. E noi, nave, della nave, della nave. Buona idea. È senza motore, purtroppo. Cazzo. Chiamo... La nave l'ha richiamata Matrioska. Sì, Matrioska. Il comunicatore, tu ce l'hai, giusto? Il suo. Tu, tu. Ok. Il comunicatore è tipo smartphone? Può fare le foto? Sì. Sono 20 minuti che fai domande in batteria. Voglio sapere dell'ambientazione, perché voglio fare una foto a quello che ha scritto lui col sangue per terra. Sì, sì, va bene. Vabbè, ci sta. E cazzo, ragazzi, c'è le navi stellari, ma uccisi l'iPhone. Sì, sì. Se non c'è scritto, no, no. Sarà un pad. Cioè, c'è un faccio una foto alle scritte col sangue, quello che ha fatto. Ok. Sì, ma come ricattare con la videocamera da 2 megabyte, cioè, e poi l'hanno tutto, lui dopo 5 minuti che male. Zero tenta di bloccare la mia telefonata a telefono questo questo è un po'. Aspetta, vieni, non è uscita bene. Selfie con il morto. Tra un po' viene un hashtag almost dead. Tornando a 20 minuti fa, riprendo il comunicatore e chiamo Savi. E chiamo sta... La clinica Genesis. Genesis. Pronto? Abbiamo bisogno di un team molto velocemente, molto urgente e molto silenzioso a questo indirizzo al lattico. Sì signore, nessun problema, la tariffa sono 1500 birr per il viaggio e l'intervento. Subito cazzo! Ve ripago subito! Mi serve il vostro numero identificativo del tag per il pagamento. Glieli do. Ok. Le digiti sul comunicatore. E tolgo lui. Gomma.
No, ce l'ho. Vabbè, sì, però guarda, è meglio così, non mi si stroia la scheda. Si stroia! No, sì, ho come l'impressione che dato che sono un ricastro e con le tasche bucate, questo andrà come catog, cioè mi si bucherà la sezione dei beer. Ok. Siamo un volo da voi, grazie, il vostro pagamento è stato accettato. Speriamo che rivalga. Loro non faranno domande. Io spero che quel conto che gli hai dato non sia il tuo unico conto. Mm, questo è il conto della mia identità fasulla. Nella nave. Certo, è casa comune. È il conto di Ilona. Esatto. Tanto lei si fa tanto con tutti i soldi che fa con i talismani. Infatti tira su qua. Esatto. Parlando di... Beh, adesso non abbiamo nient'altro da fare che aspettare. Magari no, potremmo ammazzare l'attesa. Abbiamo da fare. Esatto. Non abbiamo niente da ammazzare. Abbiamo da far soffrire se non parla. Quindi ora è il caso che tu inizi a parlare. Che volete sapere? Chi sei? Perché quest'uomo sta morendo e c'era l'impronta insanguinata della tua scarpa nell'ascensore e stavi aspettando che qualcuno ne passasse dall'ascensore. Io non stavo aspettando, mi stavo nascondendo. Mm-hmm. Da chi? Non lo so, se trovi un cadavere in una casa, non è che rimani. Avevo un appuntamento con lui. Allora partiamo dalle basi. La domanda che ti ho fatto prima. Tu chi cazzo sei? Mi chiamo Javet. E? Chi sei? Non ti ho chiesto come ti chiami, ho detto sono un commerciante, lavoro per lui. Lavori per lui o con lui? Per lui. Un magazzino lo gestisco per lui. Il vestito, il modo in cui è vestito lo conferma? È vestito in maniera parecchio anonima, scuro. Ok. I'm an observation. Che ho capito dove andare a parare. Beh, vai. Cazzo, la spingo sta roba. Ah. Dio! Fumble! Bene. È il primo fumble! Lo sapete la novità? È morto! Che spalle. Allora, vedi che dai vestiti che ha addosso, ti ricorda molto una delle caste di Dabaran, molto povere, okay, che forse è sfuggito alla povertà, si è trasferito qua giù in cerca di una miglior vita, e molto probabilmente è fattibile la storia che racconta. Ok. Poi devo dire che cioè, le strade di Coriolis comunque un po' pericolose sono, quindi girare armati non è... Quindi tendo a fidarmi, perfetto. Interpreterò di conseguenza. E sentiamo allora. Uno come te lavora per il nostro amico Ifran. Che cosa fai di preciso per Ifran? Ho detto, gestisco la pistola. Gestisco un magazzino, piano con quella mucca. Di cosa? Della sua merce che arriva al Neoptra Port. Vabbè, tendo a crederti. Al porto Neoptra. Dove sarebbe questo magazzino? Il magazzino numero 847. Me lo segno. Anch'io. E avevi un appuntamento con lui oggi? Sì, dovevo ritirare la prossima lista di carico. E quando sei arrivato, che cos'era successo? Ho trovato la porta socchiusa e... Lo vedete anche voi quello che è successo. Quindi sei entrato e poi hai risocchiuso la porta? No, sinceramente penso di essere stato preso dal panico. Ho chiuso la porta dietro di me, l'ho socchiusa, non me ne sono accorto. E sì. Hai pensato come prima cosa di entrare nell'ascensore, salire nella botola e aspettare cosa? Volevo essere... Non lo so... Ma non vedi le mie scarpe? Perdo sangue! Cioè... No, cos'è successo alla tua mano? Tra poco perderai ancora più sangue. Ron? Sei stato attaccato? Perché è attaccato? Perché una persona sull'ascensore, di sopra l'ascensore.
mi stavo nascondendo, ho visto qualcuno che usciva la... Chi usa la botola se non qualcuno che ti cerca? Ah, quindi hai visto qualcuno che usciva, eh? E inizio a mettergli una mano sulla spalla, inizio a stringere un po' il muscolo. Prima mi hai detto che sei entrato e hai visto il cadavere e sei scappato. Adesso mi stai dicendo che hai visto qualcuno che usciva dalla porta. Qual è quella vera delle due? E non mentire, perché ma io intendevo... la porta dell'ascensore, la botola dell'ascensore, cazzo! Quella porta si è aperta. Tu quindi non sapendo che stava salendo che stesse salendo qualcuno, sei salito sulla botola dell'ascensore per scendere al piano terra? Sì. Sei un imbecille. Ci sta. Ron. Posso ancora capire se mi sta mettendo. Tu che hai l'occhio svelto. Quando ti ha attaccato col coltello, prima di colpirti, il coltello era già insanguinato? Oh, beh, basta vedere quanto è secco il sangue sulla lama. Se l'avesse fatto ora comunque sarebbe ancora fresco, perché poi ha coltellato te e si è rimagnato il sangue fresco. Ma sotto ci sarebbe un pochino di incrostazione. Magari te lo ricordi. No, non è quello così tanto. No, cioè, sì. Però glielo passo. Stava morendo, quindi vuol dire che da come è stato pugnalato sarebbe trascorso 10 minuti al massimo. Però non glielo passo un observation. E volevo vedere per lui se c'era un intuition, ma non c'è intuition. Quindi, observation. Tutte e due observation. Mi manca un dado, per favore. Sembra sincero. Due. Allora. Io uguale, ho fatto fumble. Però non puoi dire che la statistica non funzioni. Tu prendi il coltello in mano. Quello con cui ti ha pugnalato e noti due cose in particolare. Uno che c'è inciso sopra: arma per uccidere Ifram. E due, un pugnale c'è scritto, c'è una lista: pugnalare Ifram, socchiudere la porta, nascondersi nella botola dell'ascensore. La seconda cosa è che è rosso. Poi gli è cascato il pugnale, infatti non sapeva più cosa fare. È per quello che gli è il vicino dell'elementare. Primo, che è una dura knife, quindi. Quindi i dati che ho scritto sono sbagliati. Sì, sì. Gomma. No, aspetta, non è più un'iniziativa, due, critico uno. Punto. A critico uno devi correggere. Sì, sì, scusa. Ti accorgi che è una lama particolare, elaborata, una lama da professionisti. Non un coltello con cui vai a giro per difenderti. No, no, sono un magazziniere. Un magazziniere povero, poi. Seconda di poi, vedi che sulla lama all'inizio, dove c'è la guardia, sull'attaccatura, i due sangui... mi sono impantanato. Tipi di sangue che si sono mescolati, il tuo e quello di Ifran, dovevano essere di gruppo sanguigno diverso, perché noti una cosa che succede. Cioè, il sangue si sta coagulando, certo, tra di loro... E il siero si sta liberando. Quindi vuol dire che c'erano almeno due tipi di sangue. Sì. Bene, glielo pianto nella gamba. Tutto per il bruciato. Vero. Io non sento niente. Fumble riprenderà fra un attimo perché stiamo andando a fuoco. sono contento. Ah no, mi sa che si è spenta quella candela che c'era accesa lì. Ah sì, ok. Basta. Sì, sta bruciando e... No, in realtà è il culo del tipo. È stato sgamato in pieno. Esatto. E a te. E io gli pianto la lama nella gamba. E gli dico: sei fortunato perché tra poco arriverà qualcuno che potrebbe toglierti questa lama. Se te la tolgo io adesso, la tua morte sarà lenta e molto dolorosa. Di al sindacato che se vogliono Ifran morto, prima dovranno passare su di noi. Su di noi. Seconda cosa, tu adesso inizierai a parlare perché faccio un accenno di togliere la lama dalla gamba. Che fa malissimo perché seghi le cante. Io gli sto comunque tenendo il braccio dietro il mitra. È il meno a cui penso in questo momento. Però nel senso che non può neanche muoversi per il dolore. Infatti si contorce d'addome. Io mi accuccio, mi accoscio per arrivare a guardare... Sì, per arrivare alla sua stessa altezza, lo guardo negli occhi. Avendo fatto fumble, non ho ancora capito un cazzo, quindi che lavorava per Ifran
gli credo, non so se poi l'ha ammazzato, perché potrebbe avere un movente anche in quel caso. Certo. Però, e gli dico, senti, io tendo a crederti, ma il mio consiglio, sincero, è di parlare e rispondere a questa persona. Gli ho visto fare molto di peggio. Lo dico per te. Manipulation o command, vedi tu. Tanto sempre ovvio. Qua è manipulation. Command è per pompare. Non è un bonus perché altrui. Lo stiamo minacciando pesantemente in due. Ah, davvero? Posso pompare le azioni altrui con command? Buona command. Sapere. Command è un'abilità. Farò solo quello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tuoi di base? No, 5 più 3. Ok, ma non c'ha bonus perché noi lo stiamo massacrando, il tipo. Perché più 3, scusa? 5 d'abilità più 3 di... Sì. Ah, ok, altri due dadi, quindi. Più 2. Sì, sì, tanto sì. Tanto fai 0 ora. 1, 2, 3, 4 successi. Cioè, c'è l'80% di probabilità di fare un successo. Sì, sì, come un 90. 4 successi. Basta non essere Roberto De Luca. Basta essere una spiga. Ancora di più Daniele Civelli. Ciao Daniele. Vabbè, lui è the grand master of io penso che abbia tirato 80 dadi senza fare un successo, una cosa incredibile. Ho sentito la puntata. 4 successi è un critico. E va bene, levo questo cazzo di pugnale. Non so se ti conviene che io lo tolga il pugnale. Linguaggio, e spingo la pistola per fargli male sul costato. Pagato, ok. Chi? Qualcuno voleva Ifran morto. Non ne ho chiesto cosa, ho chiesto chi. E gli tolgo non lo so. Da chi hai preso i soldi? L'ho preso da un tipo in un vicolo. Trasferimento digitale o birra fisici? Fisici. Com'era fatto? C'è un tizio che così a caso ti ha chiesto di uccidere uno per cui lavoravi e l'hai ucciso. Non lavorava per Ifran. Come non lavorava? Siete veramente... Io non so come voi abbiate fatto a sopravvivere fino ad oggi. Io mi fido di lui, quello che dice lui, quindi... A me sembrava plausibile. È questo il problema. Oltre a dire un sacco di stronzate, ah, quindi credi mentito, a tutte le stronzate. E tiro il braccio innervosito dall'osservazione di Ron. Che mi fa passare per uno che non ci capisce, ma me la prendo con lui. Dai, non incazzarti, l'ho fatto parlare, tu l'avresti fatto a pezzi prima che avesse potuto spiccicare parola. Vedi che non sta benissimo, eh? Cioè, sta per perdere i sensi. Per forza, se mi ci lasciavi parlare 5 minuti, parlavo anche senza doverlo fare a pezzettini, cazzo. Adesso se ti ci lasciavo parlare 5 minuti, lui andava via e gli devi pure dei soldi per andare via. Non quanto, hai sempre le domande, no, oggi perché devo fare domande. Quanto sono avanzate le armi che abbiamo? Abbastanza. Sono avanzate per il giorno dopo. Posso sparare in un angolo e poi mettergli il coso rovente sul collo? Ah, oppure certo. No, non si riscalda così tanto perché sono armi avanzate. Sì. Allora io faccio... E prendi la signora che aveva finito di segnare. Bravo giovane, grazie, questo calore mi fa bene alle ossa. È indistruttibile la signora. È la moglie di Herbert. Esatto. Herbert. Herbert, il grande Herbert. Per dare poi in caso un vantaggio intimidire di qualcun altro. Sta ancora mangiando panini al latte nell'aeronave. Consumo un dark point e fatemi un tiro di observation. Oh, observation. Tutto qua. Un successo. Non mi bastano lo stesso, quindi. Tu che sei dietro la porta, la porta l'avete lasciata chiusa. Sì. Un successo. Tutti uno. Sentite l'ascensore che fa tum tum. Quindi è ritornato al quinto perché era al terra. Sì, è ritornato al trentesimo. Al trentesimo, sì. Al quinto. Tutta casa mia. Scusa. Io chiudo la porta. Corro e chiudo la porta a chiave. Ok. Rifammi un altro tiro di observation perché sei nell'ultima stanza a fondo al corridoio, quindi puoi vedere la fine del corridoio. Due successi. Someone called the police. Vedete le guardie. Vedete a sparare di cosa succede? Beh, non credo che sia stato il mio colpo che ho fatto 30 secondi fa. No, quello di prima lui. E ci sono 5 o 6 persone che sono in assetto antisommossa con le armature. Che quanto cazzo arriva l'ambulanza che ci porta via? Visto che noi ci siamo trovati spesso in situazioni di merda,
Quanto è di merda per noi la situazione? Possiamo cavarcela con un... Sì, possiamo. Ok. Sì, possiamo. E dico, nascondetevi, levati del cazzo, tanto se devono fare irruzione la faranno comunque. E preparo la mia migliore faccia da culo. Io do una botta con il dietro della carabina, dietro il collo per far svenire il tipo. Me lo trascino in una stanza. Io, più che trascinare qualcun altro da qualche parte, vedo se si nota del sangue se qualcuno apre la porta. Perché se si nota del sangue lui può parlare quanto vogliamo e... Certo. Come diceva il tizio, c'è l'impronta insanguinata che esce dal corridoio ma verso l'ascensore. Beh, sono venuto a trovare un tuo amico e l'ha trovato morto. Esatto. Io mi trascino il tizio in una, uno sgabuzzino. Non devono trovare stanza. Loro né il coglione, ma per il resto io adesso vado a fare la vittima. Tu non volevi usare quel point per scappare con la motoretta? No, lui ha usato la moto. La moto c'è, esatto. L'auto c'è. L'auto col pilota automatico. Io inizio a prendermi c'è. Il tizio e a portarmelo sulla moto. Se viene anche Ron, triple split. Cambio scena. Sì, io e lui comunque corriamo col tizio verso dove c'è l'eliporto. Tizio chi è? Praticamente riportate tanto di velocità. Quindi lasciate prepare. No, io sono rimane con lui. Ah, ok. E lui gli ha dato le sue credenziali. Lo mettiamo in un altro tappeto, così facciamo così. Esatto, se c'è un tappeto lo arrotolo in un tappeto. Ovvio, è un'ambientazione araba. Quindi arrivano tutti sull'Ulisse. Ah, io mi lancio la carabina. Ti do la mia carabina. Intanto sentite in un'altra stanza. Ah, padrone! Ok. Ci siamo voluti. Quindi noi siamo sull'astronave, quella piccolina. Con un tappeto. Con un tappeto. Con una persona avvolta in un tappeto. Esatto. Il mondo è mio. Apri gli occhi e vedrai. Mentre andate verso lo spazioporto, io spendo un dark point. Perché i fumi dell'alcol che sudano dal pilota nauseano il poveretto. Prendono che si riprende. No. Cazzo dentro sono? Il tappeto, eh? Dentro il tappeto, certo. Eric, dentro il tappeto, però ora parla. Eric, il tappeto parla. No, non è possibile. L'ultima volta che ho sentito un tappeto parlare, e poi mi sono trovato nudo in un vicolo. No, ma ti dico che si sta svegliando. In che senso si sta svegliando? È un tappeto. Cazzo, che faccio qui? Aiuto! Cosa avete messo dentro il tappeto? C'è dentro una persona, dobbiamo parlare con lui, ci deve raccontare cosa, come mai era lì e ci stava controllando, ci stava spiando, ti ricordi? No, non mi ricordo. Che giorno è? Mi avete chiamato, io sono dovuto uscire di corsa, ho mangiato una polverina fantastica che però adesso già non sento più. E... di cui però vedi che le narici ancora. E poi? No, ma l'ho presa per bocca. Ah, scusa, allora. Al massimo c'ho le gengive. Esatto. E adesso mi stai dicendo che c'è un tappeto che parla. È la cosa che hai sulle spalle, Eric. Sì. E senti che comincia. In effetti è pesante per essere... a muoversi. Beh, senti, lo scarico giù così, okay. Infilo la stun gun in uno dei due capi del tappeto e sparo. Volevo questo. Vedi che abbiamo fatto bene a dargli la stun gun? Io lo sapevo. Bravo, Claudio. Che bello. Dov'è la stun gun, ti prego? Non lo so, io... No, ce l'ho. Ecco, quello mi dispiace è che non... ci ho provato anche a leggerla, ma... Stun weapon. Zappi sapevano, the thermal weapon, separati. Beh, magari fa niente, stress. Allora, fa danno stun. Mm-hmm. Hai un più uno al tiro, quindi di ranged. Ok. E fa danno stun, quindi praticamente gli vai a consumare i mind points. Ok. Perché con quelli a zero si sviene. Sì. Quindi due, però gli deve fare tanto quanto i suoi mind point. Okay. 4, 3, 7. Due successi. Scusa, non c'era un bonus. Sta sparando nel tappeto, cazzo. È come fare un... Ah, scusa, avevo un dado in più. Perché ho l'occhio bionico io, il mirino è incontato. Poco potresti averne due perché anche lui ha l'occhio bionico, quindi... Ah sì, è vero, è giusto, lo staccherò infatti, me lo impianto così. Sono due occhi destri, quindi... Così posso fare il camaleonte, posso guardare in due posti diversi. Batò. Bene. Allora, non era mosso bene, il danno è successo, il numero è successo. Ah, ok. Fatto.
che danno le azioni bonus. Allora, qui la stun gun fa di base 2 danni. Se fa il critico va sullo stun, quindi è più un successo, era sufficiente in più. Ah, ok. E l'hai fatto. Sì. Non parla più. Senti che il tappeto. Si è quietato il tappeto. Ottimo, allora muoviamoci e andiamo sulla strada. Ok. Bene. Secondo me vomiti anche un po'. Possiamo andare, sì, ho il reflussino che arriva almeno fino alla lingua. Geoffrey, non ti vedo tanto bene. Hai bisogno. Saga. Senti chi parla. Vecchia stronza. Che scortese. Leva no. Direi coglione. Borsettate. Lo scusi, è sempre un po' irruento. Il suo ragazzo è proprio una persona orribile. Non è il mio ragazzo. Perché non hai visto quello che viene fuori da me. E vado. Andiamo. Non provocare gli stronzi. Il suo ragazzo è attento a una persona, in realtà. Un essere umano. Vado verso l'Ulisse. Ok. Non è l'Ulisse? Sì. Sì, La nave piccola è l'Ulisse. Oh, okay. Perché torna a Calipso. Che altro non può andarsene. Io mi sto ancora interrogando. Io mi sto ancora interrogando da quando siamo saliti sulla nave su che cazzo c'entrano i due nomi tra loro. Cioè, non ho ancora capito. Va bene, entro e lo scarico. Il problema è che nell'Ulisse non c'è alcol. Sale detersivo. Esatto. Qualche olio essenziale. Lo scarico in mezzo alla navetta. Cioè. Ok, fatemi un tiro di infiltration perché nessuno vi veda nello spazio porto. Ah, bene. È il posto più frequentato del mondo. Infiltration. Allora, chi fa il tiro, chi aiuta chi? Tu hai infiltration? Ho tre. Io aiuto te. Ok. E quindi devo prendere quattro. Prendi un altro dado perché è avvolto nel tappeto. Un altro dado. Anche un altro. Perché è avvolto nel tappeto. Dai. Zero successi. Dark point. Puoi spingere. Ma no, perché devo spingere? Ma sì, stiamo in una situazione di merda. Ce la caveremo, no? Io sono il migliore parlatore del gruppo. Ecco. Dai, guardia media, 6 dadi. Un successo. Mentre cammini in maniera molto ordinata e composta, quindi esatto. Ma ti pare che dobbiamo rapire la gente così di giorno a baldoce alta? Esatto. A parte la persona che già ispira poca fiducia nel guardarla. Vedi anche la signora anziana. Poi, cioè, che hai trattato che ti sta indicando, esatto. Parlando con la guardia. No, più che altro è che casca un pezzo del foulard che aveva questa persona ed esce dal tappeto. E una e bandiera. Non lo vediamo. Ve ne accorgete dopo, quando una guardia si sta già incamminando verso di voi. È maschia. Vero, buono. Maschia. Ok. Arriva dopo. Dopo un po'. Certo tempo, quindi un paio di round, tu sali tranquillamente sulla nave, lo appoggi delicatamente, spototom, esatto. E tu che hai visto questa guardia che sta sopraggiungendo, si viene per parlare con te, fa buongiorno signorina, che cosa state portando a bordo della nave? Ah, e tira fuori un taccuino per segnare. Dite qualcosa. Il nostro amico Amit. È svenuto. Era così facile. Sta benissimo, vede, saluta. Basta di tirare si è staccato il braccio. È svenuto. Sta benissimo. Nostro... C'è una finestra della nave dall'altra parte della nave. Perché io no, no, deve sapere che purtroppo io faccio un po' da, come dire, guardiano ai miei compagni di viaggio, hanno problemi di alcol, bevono entrambi, non si. Beh, questo è evidente. No, è evidente, fa observation più che altro per vedere che ti identifica come un adepto. Un aspirante prete, perché vedi che hai il libro, esatto, delle preghiere, tutto l'armamentario. E ho fatto voto di seguire appunto la via
per poter aiutare queste persone smarrite nello spazio. È un grave compito. Come può vedere... Mi permetta, vedo se posso aiutarlo con dei sali, magari posso... No, ma non si preoccupi, non vede, io ho un sacco di talismani, sono fatti apposta per queste cose. Anzi, ne vuole uno. Cioè... Adesso lo vende la guardia, giuro che me ne vado. No, no, io darò la mia fede e la mia vita al servizio. E il mio voto e la mia dedizione a aiutare queste povere persone sperdute dai fiumi del lago. Purtroppo... È difficile in un posto come quello di Coriolis cercare di portarli sulla retta via. Sì. Lo può capire questo? No, certo, vero? Capisco, però... Le tentazioni sono molte qui a Coriolis. Lo capisco, ma come capisci, cioè, una persona in un tappeto è alquanto anomalo. Non capisco perché l'avete dovuto rinchiudere in un tappeto per portarlo a bordo della vostra nave. Deve capire. Mi faccia controllare. D'altro canto è il mio lavoro. No, deve capire, lo blocco davanti. Sì. Magari faccio anche un tiro di manipulation. Sì, direi che è il caso. Ma i feromoni come funzionano? Giusto che per capire se è passivo o aspetta è attivo. Aspetta un attimo, fammi... Tutte le volte che dico se passivo o attivo mi sento. No, allora, dalla giacca. Il tiro ora di manipulation. Sì. Siccome i feromoni agiscono sempre su manipulation, se ora fallisci il tiro in questa scena... Posso fare anche... Non puoi ritirare manipulation di nuovo e usare il bonus, perché sennò lo usi tre volte perché hai anche il talento dell'icona. Sì, diciamo. Appunto... Quindi posso fare manipulation. Cioè, quindi, posso fare quindi ha detto, se lo fai, poi succhi, non puoi... No, posso fare i feromoni. Posso strizzarmi il capezzolo. Sì. Lo schiaccia in faccia, sì. Cos'è? La melmina verde di Futurama. Esatto, tipo molto raffinato, Ok. Allora, uso anche quindi i feromoni che mi danno un più due di manipulation. Quanti cazzo di dati stai tirando? 14. Alice usa l'ipnorospo. Esatto. Lode l'ipnorospo. Mi metto davanti a lui. Anche a Retorg. Alla porta. Mi avvicino e dico, senta. Perché non va bene? Servis. Esatto. Sire. Senta. Sire. Non è il caso di entrare in questo posto. Come si manifestano i tuoi feromoni? Semplicemente proprio spruzzano così. Io pensavo che se citava si vedeva. Come la si cresta? Ma allora sono dei feromoni. Dai, cazzo! Esatto. Vabbè. Sono dei feromoni, quindi sono olfattivi. Va bene. Quindi gli essudi. Li essudo essenzialmente. Okay. Penso quindi, che sia con un'S sola, sai? Li essudi. Era un clima. Okay. Vai. Perché sono grossi i tuoi feromoni. Una S. Comunque sono visibili. Sei grossa. Sai, facevo a vuoto che con tu quelli fanno. No, dai, successo. Ho fatto tre successi. Feromone critico. Sì, sì. Ma certo, signorina, non c'è nessun problema, vedi, mette via il taccuino e stordito si gira. Ah, ecco, lei è un talismano. Ecco, ti prego. Talismano? Lo cinto via. Grandissimo. Certo, è giusta la festa del fondamento, grazie, ecco a lei. Grazie. Ma peraltro, cento birlo, mandi cioè, via. Se fossimo a un angolo della città, fermi, non fare niente, guadagneremmo molto di più come gruppo. Lei. Sì, sì. Allora, il talismano di base si vende a 50. Ma io... Essendo la festa del fondamento, e lei un prete. In più uno feromonizzato. Feromonizzato, esatto. Allora, se lo struscia addosso. Ho fatto 2200 birlo. Quanto? Io ho speso 1500. Tra poco è più ricca di base di noi che siamo partiti da super ricchi nobili. Esatto. Beh, bisogna guadagnare qualcosa. È chiaro. La nave, se no, non si ripaga. Giusto. Bello che tu lo stia segnando nell'angolo in basso a sinistra della scheda, lontano dal gear. Vero? No, questo mi suggerisce che sono solo i soldi del talismano. Li userà sicuramente per pagare la nave. È il fondo per la nave, sì. Sì. Io purtroppo non c'ho soldi per la nave. Per la sua nave che vuole comprare con i suoi soldi. Ah, in quel senso. Lei si ispira a io. Io ho solo questi, ho solo sti mille. Delle statue. La sua nave avrà le cabine di lusso, io lo so. C'ho solo sti mille. Squillo di lusso. Peraltro. Con i feromoni. Con i feromoni. Minchia. Secondo me c'è la prima nella cabina di lusso che lui.
Bene. Non ce l'avrò mai. Lui non ce l'avrà mai. Chiudete la stiva. Sì. Sì. E siete. Ok, allora. Cosa faccio? Lo srotolo? Sì, srotoliamolo e svegliamolo. Ok, allora. Abbiamo delle corde nella stiva. Non è che lo sveglio e poi questo qua si mette a girare per la mia nave così. Fatemi singolarmente un tiro di infiltration. Congratulations. Ho fatto due successi. Meno male. Un successo. Grazie. Diciamo la massima che si dice sempre nei film di fantascienza: nel vuoto non si sente lo spazio, non si sente il suono. Nel vuoto non si sente lo spazio. Questa è la massima di tutti i film. La musica di Inception deve essere il nome della prossima puntata. Io la dico. È come libereremo le fosse da voi. Nello vuoto, spazio, no, nel vuoto non si sente lo spazio. Si sente lo spazio. Perfetto. Ai posteri, questa quindi situazione. Non c'è la materia per quello. Questo è un dettaglio del senza volto. Cosa non sentiamo? No, che se portate la nave fuori da Coriolis dove non c'è un'atmosfera, ah, certo, e siete nello spazio, se questo becce urla non vi sente nessuno. Ma se lo fate... No, ma prima volevo legarlo, però. Cioè, sì, questo va benissimo, okay. Ve lo dicevo prima di interrogare. Anzi, facciamo una cosa, scusa, lo lasciamo nel tappeto. Sì. Leghiamo il tappeto e tiriamo fuori tipo la testa. Ok, va bene. Va bene? Clacco, si è staccato. Oggi al posto delle locande è andata a fuoco. Ok, poi. Quindi facciamo una retromarcia uscendo dallo spazioporto con lo shuttle. Esatto. E poi, siccome io naturalmente avevo, no, mangiato la polverina, quindi mi ero ripreso, però l'alcol in corpo ce l'avevo, per svegliarlo gli piscio in faccia. Beh, cioè, mi tiro giù e ma perché mi pisciare il mio shuttle? Ma dai. Ma io mangio Calypso quando gli entra l'ave che sta di biscia. No. E poi è casa sua. Ci abito. Ma poi di fianco a una sacerdotessa. Vabbè, può girarsi. Vabbè, io cerco di fermare. Eric, no. Cos'hai, fermo? Cosa fai? Tu no. Vedi dell'acqua? Mettilo via! Allora, per politica lo sai che acqua non entra sulle mie navi. Quindi, vedi qualcosa per poterlo svegliare? No. No, quindi si ragione. Usano i fluidi corporei. Hai ragione, ma non volevi utilizzarlo per fare il tuo whisky? No, perché ho scoperto che è molto più bello bere i fluidi della nave. Ti fa sentire più vicino al mezzo. Quindi lasciami fare, mi sbottono la patta, girati se ti dà fastidio. Sì, e gli pisce in faccia. Comunque, col tappeto o fuori dal tappeto? Rovini, no, il tappeto? No, piscio preciso sul tappeto di una persona a caso. Io lo so, perché tu dici è la mia nave. Perché tu avevi un debito sulla nave gigantesco e noi l'abbiamo estinto. Quindi tu la tratti come la tua nave anche se io l'ho comprata. No, in realtà è come un gatto quando porti a casa. È tuo, è mio. Esatto. Dal suo territorio. E difatti c'era l'acqua prima sulla nave, ma lui continuava a buttarla giù dai tavoli. Esatto. Va bene. Sto poraccio si sveglia. Che schifo. Piaciuto? No! L'occhio reagisce in qualche modo con i liquidi, l'occhio bionico. così la prossima volta impari ad aggredire le persone. Fottiti. Davvero? Pessimo consiglio. Pessimo consiglio. Gli assist a questo gruppo sono bellissimi. Abbiamo bisogno di... Sei sicuro che vuoi che lo faccia? Eric, dobbiamo avere informazioni da lui. Dovresti liberarmi dal tappeto, ho il culo troppo stretto in questo momento. Senti, se vuoi ti spedisco fuori nello spazio profondo, così poi il tuo culo diventa enorme, come un pianeta. E meno male che fai il pilota, perché le cose non è che si contano nello spazio. No? Io faccio solo il pilota, non sono un fisico. Non è Willy Wonka. No. Allora, guarda, hai due alternative. Ce le dici subito e le dici alla signorina che è tanto carina e ha dei metodi convincenti e anche gentili. Oppure ti posso far bere qualcosa preparato dalla nostra intelligenza artificiale. Potrebbe essere mediamente doloroso. Oppure tornano gli psicopatici che abitano questa nave con me e lì sarà molto doloroso. Scegli tu, cazzone. Manipulation. Tu nel frattempo non hai richiuso la patta, invece. Ovviamente. Empatia 1, ragazzi.
per sbadattaggi. Alice, credo che tra un po' dovrei gestire l'interrogatorio. Praticamente lui è infame, lui capisce farfugliatamente le cose. Lui che sputava e guardava il cazzo e basta. Nella mia testa ha capito? Si impasta la bocca. Esatto, nella mia testa il discorso era chiarissimo come l'ho fatto, ma è uscito in una maniera incomprensibile. L'uomo era rimasto prima al sei sicuro, esatto. E si vede il batacchio e gli scappano davanti. Esatto. È terrorizzato, però. Io per tutta questa scena però metallo. Sì, il metallo però. Comunque è come Rick di Rick e Morty, le tante davanti, esatto. Così e non si capisce che cosa ha detto, quindi. Fino alla fine. Ma che cazzo ho detto? E ti guarda fissa negli occhi. Ricominciamo. Prima di tutto... Fagli vedere i pantaloni! Eric, ti prego, mettilo via. Il tappeto? No! Quella cosa che hai in mezzo alle gambe. Ah! Mette via la zappa fissa. Tiro su. Ok. Lo stordisco? No, devi parlare. Prendo uno straccio, probabilmente è un foulard di... Ma basta! e pulisco la faccia del braccio. Con i suoi fazzoletti di seta. La sciarpa che avevo portato. Quelli ricamati, quelle iniziali. Esatto. Era la prima cosa iniziali. Che era... Uscita a mano dai bambini dell'orlo esterno. Allora gli asciugo la faccia e dico, vabbè, ricominciamo da capo con più gentilezza. Allora, prima di tutto, come ti chiami? Qual è il tuo nome? Che dovrei dirlo a quelli che mi hanno rapiti? Beh, per gentilezza, penso. Così ci possiamo conoscere e parlare con... Ahmed. Ah, bene, Ahmed, visto, basta chiedere. Un talismano. Potrebbe esserti utile in questo momento. Come vedi, io sono una praticante, nel senso sono un'adepta. Non sono una persona che tende a usare la violenza. Questo lo fa Eric. Io sono... esatto, infatti, anche dei modi un po', come dire, non ortodossi. Arriva al dunque, donna! Calma, ti avviso che mi scappo da cagare. come mai ci stavi spiando nella piazza? Un tizio mi ha pagato per spiare quel pezzo di ristorante, quella nicchia. Solo quel ristorante? Sì. Ma sai chi era quella persona? Un tale, un contatto, uno dei miei, un lavoro di bassa lega. Si chiamava Yusuf. Yusuf? Sta nel vicino lì alla Spice Plaza. Ok, e questo Yusuf cosa fa di solito? Come cosa si guadagna da vivere? Fa quello che di solito le brave persone non fanno. Quindi commercia in informazioni? Quindi commercia, appunto. Commercia. Uccide. Fa un po' di tutto. Dove lo si può trovare, questo Yusuf? Ah, se ti vuole trovare lui, fisso un appuntamento. Tu se fissi un appuntamento? Lui fissa un appuntamento con te. E se tu lo vuoi trovare, come lo fai a trovare? Dovresti andare nei livelli più bassi. Livelli più bassi, quelli infimi, esatto. Ora non so se un po' demodé, ma molto bello, scritto un amico mio, uno che conosco. Allora, per i livelli più bassi di Coriolis lui intende, sì, le celle, okay. Che è l'ultima parte di Coriolis dove ci mettono la gente in gatta buia. Okay. Da lì arriva al marcio di Coriolis. Ok. E da quanto tempo è lì a curare quella zona? Un paio di giorni? Sì, forse qualcosa di più, forse tre. Mi paga bene per stare sul balcone a fumarmi. Ok, ma dove sono i tabulati delle tue osservazioni? Te le dico facilmente, un cazzo. Niente? In tre giorni non l'avevo. In tre giorni niente, ok. Ma... quali erano le informazioni? Semplicemente osservare e riferire chi andava in quella... Se qualcuno arrivava e lo aspettava nella nicchia o chiedeva della nicchia, io glielo dovevo riferire. Ok, ma tu non hai visto niente? No. Sembra onesto?
cioè sembrava nel senso... Beh, minacciato da lui che gli caga in faccia, ti direi di sì. Cioè nel senso, ad occhio sembra una persona, come dire, di basso. Non ha niente da nascondere, niente più che altro, perché non è successo un cazzo e c'è un tipo che lo paga per osservare un posto. Okay. Però abbiamo... E generalmente dove ti arrivano le informazioni di scambio per avere questi contatti, questo... Cioè, incontri di persona, questo Yusuf? No, mi ha dato un suo indirizzo. Un suo indirizzo, ok. Sì, gli devo spedire un rapporto al giorno sulla sul suo indirizzo. Ah, ok. Mi puoi dare... Per indirizzo ti intende l'indirizzo elettronico. Certo. Ah, ok. Email. Okay. È una specie di email, facciamo che è un IP. Questo è PayPal. Sì. PayPal. E me lo potresti dare gentilmente? A memoria non me lo ricordo, è a casa mia. A casa tua? Dov'è casa tua? Il balcone. Ah, quindi questo è il tuo tappeto? Ne può veramente cagare. Eric, cosa dici di questa persona? Non mi sembra molto utile. Infatti io direi di buttarla nello spazio profondo. Oh, oh. Cagami in faccia, ma non voglio morire. Beh, allora, decidiamo... Chi si è già connesso solo adesso? Caga mi faccia, ma non voglio morire. Non è un nuovo podcast. No, esatto. Particolarmente specifico. Scusate, non è poco English. No, ma sì, lo sta interpretando. Io non ne posso parlare. Come ci possono fare con un cadavere? Non ho provato una volta. Perché ancora sto domando? Ma poi non dargli idea. Bene. C'è un'informazione che potrebbe valere il fatto di non essere lanciato nello spazio? Cazzo sì, la minaccia dello spazio funziona. Aspetta. Segna. 8-2-8-4-7-8. Sei fissato con l'8 e il 7? Sì, infatti. E anche il 4. 8-4-7 era anche il magazzino. Si vede che mi tornano in mente quei numeri. Giocali. Cosa sarebbe questa cifra? L'IP, poi aggiungici il prefisso dell'IP di Coriolis del Cellar. Ah, ok. Va bene. Che è 10030. 10030. Va bene, beh, direi che è un'informazione molto utile. Eric, direi che non è il caso di lanciarlo nello spazio. Non è gentile? Chi ci evita che quando lo sbarchiamo lui chiama le guardie? Vuoi prendere il suo occhio come clausola? Oh! Ah, buono, potrebbe essere un'idea. Così? No, se non torni intero... Che cosa non ci deve? Diccelo! Un po' di pato, scazzo! Se non torni intero ti rubano gli altri tappeti, eh? Che stronzo sei! No, se non torni intero quando si farà delle domande! Cioè tu, per farti salvare, mi minacci sulla mia navetta? No! Ti sto dicendo che se non torno qualcuno si fa delle domande! Io non vi ho mai visto! Né mi ha mai fisciato addosso. E tutte le volte che vieni offro io. Sto al tuo senso del... Pessimo inizio. Dell'etica. Pessimo inizio. È una camera che si decomprime. Odio prendere decisioni. Che non avete la prontezza di spirito per rispondergli. Tu non ci hai mai visto, ma così ci avrai visto ancora di meno. E ti togli lo stesso l'occhio. No, quella è fucazione, cazzo. No, fucazione è peggio, aspetta. No, fucazione è molto molto peggio. Fucazione gli strappava la faccia e poi parlava con la faccia e scrivevano le informazioni. Fucazione si sarebbe strappato il suo occhio, l'avrebbe messo nella sua testa per scuoiarlo e guardarsi farlo. Che è esattamente quello che faceva. Quanto sono, come dire... Quando una persona crede tanto al... Credente? No. Ah, fiduciosa? Quanto fiducia? No. Fanatica? No. La fate finire? Sto cercando la parola. No. Crede in cosa? Scaramantico. Okay. Superstizioso. Superstizioso, ah, okay. Ecco. Grazie. Okay. Quanto sono superstiziosi su Coriolis? In che senso superstiziosi su Coriolis? Nel senso che se lo dovessi minacciare a livello della maledizione, cose del genere, è una cosa che generalmente le persone ci credono?
Sì, ho capito. Se vai a Milano, no, 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 dici, capito, ti ha fatto il malocchio, magari no. Se vai, magari, non so, boh, no. Sud America. Esatto. Allora, diciamo che essendo il giorno del fondamento che si mette da parte tutti i rancori e tutte le amici, fare una minaccia del preferito, fare una minaccia del genere e magari da un prete credente che fingi di invocare l'oscurità fra le stelle e che fai cacare tossi. Tipo il senza volto, per dire. Beh, senza volto non è una divinità malvagia. È, no, è solo senza volto. È solo lo sfavore. È senza volto perché c'è la fughezzura. Rob scoprirà che il senza volto è fughezzura. Io sto cominciando a sospettare, bello, peraltro, che questo sia un giorno in cui Harry sta cercando di essere una persona migliore tra le divinità. Un tiro di manipulazione. Una degli altri. Esatto. Allora, faccio un tiro di manipulation. Ho fatto un successo. Grande Alice. Ok. Allora, diciamo che apparentemente lui in parte sembra schernirti. Mm-hmm. Perché dice che queste cazzate religiose, però glielo fai talmente bene che un po' di cagarella addosso, io vedi qualche gocciolina di sudore. Non dire cagarella addosso perché sono pronto! E gocciolina di soprattutto. Ok, quindi essendo in questo periodo così sacro dove bisogna perdonarsi per tutte le cose non fatte, e tu vuoi che i tuoi peccati vengano perdonati dalle persone? Sì, 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 assolutamente. Quindi direi che questa cosa è chiusa qui, noi ti lasciamo andare. Non abbiamo visti, non so che cavolo visto, siete. E tutto verrà perdonato come è giusto che sia in questo periodo così santo e sacro. Certo, certo. Se ci dai 100 bir ti ridiamo un talismano insieme al tappeto. Assolutamente. grazie Eric, infatti era quello che volevo fare poi. Per quando lo lasciamo giù torno dentro con la navetta dentro lo spazioporto, apro il portellone. Com'è che l'avevi chiamato all'inizio quando ti stavi intortando la guardia? Si chiamava, non avevo dato un nome a lui. A lui la guardia? Sì. No, Amit. Allora io, mentre lui esce sulle sue gambe stappetato col tappeto in spalla, gli dico: bravo Amit, vedo che hai capito, bere fa male alla salute. Adesso vai a casa. E vedi che comincia a far finta di barcollare. Adesso vai a casa. E questo sì, è un sì, talismano per te, per la protezione. Grazie, grazie. Sono 100 tipi. E ti paga perché le conseguenze sarebbero peggiori. Esatto. Bene, altri 100 bir, metti su. Beh, in realtà dipende, dico, tieni Eric, in realtà questi sono tuoi. Oh, che se li beve. No, te li sei meritati. Ah, grazie, va bene, allora li tengo. In una giornata buona potrei quasi provare rispetto per te. Quasi. Grazie Eric. Un giorno ci apprezzeremo vicino. Tutto questo sarà tuo. Adesso levati che devo andare al cesso. E mi dirigo verso il cessettino della navetta. Perché no, pensavo solo... Che è l'armadio lì. Che è l'armadio. C'è anche la carta igienica di seta. Esatto. Certo. Tutte le maniche. Esatto. Intanto, mentre... lui se ho con la nave si sposta. Tu vedi che il tuo pilota va nello sgabuzzino nella cabina armadio dicendo dentro la cabina armadio dicendo ora scusami ma vado in bagno. Pensavo... chiude la porta. Io pensavo ci fosse un bagno, cioè, ma lui è entrato nell'armadio. Eric hai sbagliato porta. ok, va bene, la sigilleremo poi. Missile sganciato. Posso risalire all'indirizzo magari fisico di questo IP, questo posto? Sì, puoi provare. Okay. Usi il computer della nave? Sì, il computer della nave. Ingrandisci. Okay. Ingrandisci. E la cagata del gigantesco. Definitissimo.
Ok, esatto. Faccio una pagina di 2019, corallo. No, zero, non riesco a trovare. E non spingi. No, io spingo e come? Sì, dai, spingo. Ritiro. Vai. Aspetta, abbiamo fatto uno. Abbiamo fatto 30, faccio altri 1. 740. No. Oh, tutte le volte che devi ritirare un dado. Ah, rischio di fumble. Oh. 3. Andata bene. Minchia, ti intercettavano sulla nave, sai che bello. Vabbè. Un retroachi. No, in realtà il tizio che avete fatto uscire era il capo di tutto. Sì, esatto, di Coriolis era. Sicuramente non della sono mafia di Coriolis. Esperta in questa cosa. Torniamo a voi tre. No. A lui. Noi stiamo abbiamo acceso la navicella e stiamo andando verso. Ok. Verso lo spazio porto. Quindi tu. Io tengo il tizio col tappeto. Va bene. Un altro. E poi torniamo e tu devi dire ma non l'abbiamo già fatto. Ancora? Ma io non devo andare con noi. Noi stiamo andando con la navetta e il tappeto alla Calypso. Sì. No, Ulisse. E lui invece è rimasto da solo nella stanza. Io nel momento in cui loro sono usciti, spalanco la porta e gli dico, meno male che siete arrivati, aiuto, il mio amico sta male. Ti fanno spostare. Sì, sì, mi sposto. Non in maniera gentile, ovviamente. Certo. Uno ti punta un'arma contro. Alzo le mani. Io non ho il fucile, gli ho dato lui. Alzo le mani. Mi chiamo Samad, sono venuto qua. Perché mi ha chiamato il mio amico Ifran. L'ho trovato così. Pure il nome vero gli dà sto stronzo. No, Samad. No, è quello. Samad è quello di lavoro. Esatto. Quello che c'è sui documenti. Sì, cioè, sui miei documenti. Sì. Se mi ricontrollano. No. Recita la parte ufficiale. Fatti la cosa che ti chiedono dopo i documenti. Sì, certo, questi sono nella tasca, li prendo piano. Si identifichi. E io mi chiamo Samar Assahid. Sono stato contattato da questo mio vecchio amico. Dovevamo vederci a Spice Plaza. Dov'è il suo comunicatore allora? Tu dove l'avevi tenuto? L'avevi tenuto tu? Ce l'avevo io. Devo averlo perso. Ma hai un comunicatore addosso? No. Volevo sapere se l'avevi posto. No. Però, guardate. Per chiesirti, non trovano niente. Gli ho iniettato una siringa di quelle per curarsi, sì. Ma potrebbe non avere molto tempo. Sta male. Sta arrivando l'ambulanza. L'ambulanza arriva proprio in quei attimi. L'ho chiamata io, un servizio. Ottimo privato. Lavoro. Grazie. Che è successo qua dentro? Guardi, no, non lo so. Dovevo incontrarlo appunto in un ramen bar. Gli do il nome del ramen bar. Ho chiesto di lui, ma mi è stato detto che non si recava lì da giorni. Allora, dato che so dove abita, anche se non bazzico qui di solito, sono venuto a cercarlo. La porta era socchiusa e lui era in un lago di sangue. Manipulation. Ok. Che è la verità, però deve risultare credibile. Il fatto che è la verità non mi permette, non mi dà un mini bonus, non ho detto nulla di sbagliato. No, un dado bonus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aspetta che non mi convince, 2, 4, 6, 8. Ne avevo presi 10. Okay. Ho contato male. 2 successi. Buono. Certo, mi descriva la dinamica esatta di quello che è successo. Ok, d'accordo. Abbiamo ricevuto una chiamata da una vecchietta di questo palazzo. Ha sentito degli spari. Sia ringraziato il cielo, a me è venuto in mente di chiamare la compagnia privata per curarlo, ma non mi è venuto in mente di chiamare le forze dell'ordine. Allora, sono entrato, ho preso l'ascensore. Ho notato che c'era un'impronta insanguinata e questo mi ha messo molto sull'allarme. Allora sono uscito dall'ascensore, c'era la porta socchiusa, sono entrato e mi sono
Davanti era tutto un disastro. Sangue dappertutto, l'ho visto per terra. Questa la porto per sicurezza, sa, sono un commerciante, non si può mai sapere. Non che io la sappia usare particolarmente. La siringa. La siringa. Allora glielo... la carabina! Glielo... la bazooka! Esatto. Glielo iniettata e poi ho chiamato dal terminale di casa questa compagnia privata di cui avevo sentito molto ben parlare. Li ho pagati e, certo, e poi siete arrivati voi. Il signor Ifrand le durerà sicuramente la vita. Penso che avrebbe fatto lo stesso per me. Io spero che riesca a riprendersi, in realtà. Mi siedo sul divano... Mm-hmm. Hai survival? No, tiralo. Troppo. È generale, quindi me lo puoi tirare lo stesso. Ok, survival su wits 4. No, zero successi. Spingi? Domanda, no, vuoi sapere la probabilità di fare fumble? No, perché un fumble adesso mi rovinerebbe. No. Qui no, sto pensando, sarebbe un fumble quasi a vuoto se venisse, perché ma senti, io è un acume tuo. Ci provo. Zero. No, cinque. Non è fumble, cinque. Quasi. Ok, però niente, non mi viene in mente. Sto facendo la parte della vittima. No, niente. Tu reciti bene la tua parte, sei concentrato su quello che ti hanno detto che hai detto, scusami. Mm-hmm. E il poliziotto sembra crederti. D'accordo, io faccio il docile, aspetto che lui venga curato, collaboro, se mi fanno delle domande, coerentemente con l'omettere loro, la presenza degli altri, io rispondo a tutto, la faccio pulita proprio. Nel secondo luogo poi arriva un'altra persona, e un uomo vestito come esecutore. Gli esecutori sono il corpo di polizia ufficiale e di alto livello, quindi detective, sì. Di Coriolis, che hanno giurisdizione solo a Coriolis. Ok, beh, però qua sono la legge, sono il braccio armato della legge. Capito. Gli ripeti tutta la manfrina, ormai comunque lei... Beh, sì, l'ho macinata abbastanza. Sì. E vedi che cominciano a fare i rilievi della stanza, di quello che è successo. È arrivata l'ambulanza medica che si prende il soccorso subito della persona e vediamo se riescono a salvarlo. Speremma, mi danno i soldi, cazzo. No, perché altro è che se no il debito passa a te. Minchia. E tu ora lavori per lui, ma se l'intero debito passa a te sono cazzi. Allora, trauma lab, trauma kit e P-dose. Più. Mi dai altri 6 dadi? Ah, minchia. Sì, cioè, li hai pagati, vengono giù quelle bombe. E fanno esplodere il palazzo, tra l'altro. L'abbiamo curato per risulto. Come il trauma team, peraltro. Nel dubbio granata, diceva. Uno, criticamente due. Importante. Critico. Lo stabilizzano. Lo diciamo mettono al sicuro dal pericolo di vita, okay. Gli fanno una trasfusione, prendono tutto, poi lo caricano e lo portano in clinica. D'accordo. Perché comunque ha bisogno di un trial. Loro presuppongono che la chiamata sia partita da lui, è chiaro. Il pagamento è venuto da un altro conto, ma a loro, certo, interessa. E tanto il pagamento è venuto dal suo conto, no, quello è l'intervento. L'intervento, poi loro lo portano in clinica per l'emergenza. Ah, beh, ok, certo. Io gli... no, però dico il pagamento adesso. Sì, sì, quello è stato fatto. È partito da lui, quindi. Infatti hanno speso la dose da 1000 per curarlo. Certo. Io gli chiedo di contattarmi, cioè nel senso gli chiedo dove sono e come posso raggiungerli per avere aggiornamenti su come va. Sì, certo, ti danno l'indirizzo. Okay. Boh, perfetto. Io gli do, allora, io dico ai poliziotti, io non so dove sia finito onestamente il mio comunicatore, però vi do i miei recapiti. Se avete bisogno di qualsiasi altra cosa o altre domande, io sarò in città, penso, per qualche altro giorno. Mi potete trovare quando volete. Accetto, non possiamo trovarlo. Gli do il nome della nave, gli dico, come si dice, che sono registrato come capitano della Calypso.
gli do il codice del radiofaro, in modo che mi possano identificare, e gli dico che per altre domande mi trovano a disposizione, che cercherò di tenermi in città almeno fino a quando non potrò parlare, nella speranza di poter parlare con Ifran, e che quindi mi trovano a Neoptra, al porto di Neoptra, attraccato con la nave, e che anche quando partirò i miei recapiti sono questi sono bisogno di me, punto. Comunque, e che gli dico anche che li avviso prima di lasciare eventualmente Coriolis. Nel frattempo, mentre fanno la perlustrazione del posto, uno dei poliziotti torna con una gabbia con dentro un pappagallo. Ah, giusto. Rosso. Da un piumaggio molto colorato. E gli fa, signore, di questo che ne facciamo? Dobbiamo comprare un pappagallo. E diventa Capitan Harlock. Gli piscio in testa. Esatto. Gli piscio in testa. Ah! È la mia nave! È la mia nave! Esatto, posso educarlo alla grande. Questa nave è mia! Questa nave è mia! Ah! Ah, ma che è uno di quelli che non parla! Okay. Sono pronto se volete. Non vedo un cazzo. Sono pronto. Allora, gli dico, probabilmente era il suo animale domestico, me ne posso prendere cura io durante la degenza, altrimenti probabilmente morirebbe di inedia. D'altra parte, fammi un tiro di observation. Yes, cazzo, la prossima volta devo comparlo. Come dice Claudio, fai un bel tiro di observation. Questa volta eventualmente un tiro di merda. Cazzo! Come questo, invece. Spingo. Oh, non si spinge più. Da sei. Tu non spingi più, io. Tiri. 6 o 1 fumble? 6. No, non ho fatto 6. Deve fare successo. No, quindi non ho fatto fumble, ma non ho fatto... Non sono passato. Io posso pompare observation. No, sì, 5 punti esperienza. Poi la prima cosa che farò, perché continuo a tirare observation. Sì, niente, purtroppo nessun successo. Ok. Però intanto me lo porto. Cioè, se a loro va bene, me lo porto via. Ok. E dici, sì, intanto sappiamo dove trovarla. Un tappeto. Un tappetino, quello del bagno. E lo porto. È il modo per entrare nella nostra. È l'unico modo che sappiamo. Ma anche noi siamo stati portati dentro il tappeto. Sta diventando meno male che non facciamo spedizioni, ma raccogliamo informazioni. Se no, esatto. È un macello. Okay. Ti danno il pappagallo. Sì. Io una cosa. Provo prima di uscire, dato che comunque ho avuto tempo mentre loro indagavano tutto il resto, di stare seduto, mi sono preso, se è possibile, del tempo per guardarmi attorno, quindi vedere se c'è qualcosa che all'inizio ci è sfuggito, perché noi ci siamo concentrati su le scritte per su Ifran, e ci siamo concentrati, siete per terra, ce l'avevamo, e su interrogare il tappeto. Quindi volevo provare a guardarmi attorno e vedere se c'era qualcosa che magari mi era sfuggito, qualcosa di fuori posto, qualcosa di particolare. Quindi un altro tiro di observation vuoi fare? No, sei sicuro? Non so, magari non è observation, magari è observation. È observation, c'è quello. Però mi sa che li ho già falliti, quindi suco, però. Cioè, niente, ci ho provato, niente. Bomba, sì. Vado via con il mio pappagallo. Forzami un attimino. No, scusa, magari era... che ne so. No, non ti preoccupare. A posto. Niente, torno. Torno alla nave. Mi prendi la strada per la nave, mentre voi due avete inserito il pilota automatico per... Per la Calypso. Quindi per lo spazio porto. Sì. Ok. Al parcheggio dello spazio porto. Stessa guardia. No. Come si chiama? Ah no, è un Amit. È il nome in codice che usiamo per tutti. Gli piace stare nei tappeti. Tutti è scappato. A sto punto me lo volevo far fare liscio. Vabbè. Quando no, credo... è Amit, non vi preoccupate. Anche loro fanno finta di scusare i feromoni. Un dado bonus perché usi Amit. Anche io?
se ti fermo qualcuno è amica come te. 5 successi. È la Madonna. Un successo. Sono un cazzo di ninja. L'ho portato in un'altra campagna di lui cammina tranquillo e disinvolto. A te se ti si avvicina qualcuno, boom, me lo spingi via. Ma proprio si avvicina. No, infiltration, io passo per tutti i lati ciechi del porto. Sì. Arriva un esecutore e gli fa: ma quello è la Mit. Sì. No, ma magari si vede la Mit. Scusa. Ancora. E lo portiamo sulla nave. E lo portate sulla Calypso. Sì. Ok. Sì. Io in quel momento lui esce dal magazzino e fa: non entrate là dentro. Ah, giusto. Porca merda. Esatto. Esattamente. Proprio quella. Esatto. Poi tipo alla sventura: non entrate. Beh, io torno alla Calypso, anche perché dato che ho dato i recapiti della Calypso, cioè della Calypso, la prima cosa che devo fare appena arrivo è avvertire agli altri, se sono tornati lì, di nascondere il tappeto, perché potrebbero venire a fare domande. Va bene. Beh, nascondo anche me stesso. Raggiungete tutti la nave Calypso. Ok, io mi sa che arrivo un po' dopo, perché, anche noi. Però beh. Allora, di base, in teoria non può essere una cosa di super valore quella che faccio con il senza volto, ma posso fare un tiro a vedere se abbiamo un gran culo e riusciamo a tenerci la moto. Allora, hai l'hangar, quindi in teoria sì. Sì, però in teoria non puoi avere robe. Non c'entra più la Ulisse. Non puoi avere robe grosse di valore. In teoria sì. Col plot point non puoi avere cose di valore. Sì, vabbè, però, permanenti. Sì, vabbè, ti dovrebbero servire solo per quella scena. Ah, solo per quella scena. Allora è un po' forzato. No, ti dico, ti tiro tutti. Tiro un dado solo, se fai un successo te la buona. Se no finisce di funzionare. Fa effetto Blues Brothers, si smonta alla fine. No, ti perde il GPS e non funziona. Non funziona più, la lasciamo lì e portiamo via il tizio sul tappeto. Esatto. Non avendo più segnale, non funziona più il pilota automatico. È perché è una di quelle che puoi usare solo per andare a fare la spesa ai negozi sotto casa. No. Esatto. È come l'Enjoy, se ti allontani fuori ti dà l'allarme, cioè la zona di... E niente, io torno. Io, prima che lui torni, tolgo il tizio dal tappeto perché gli vorrei togliere il pugnale dalla gamba. È ancora lì? Mi l'ho tolto, eravamo anche di corsa. Però a Calypso c'è il centro medico. Sì. Se il tizio si sveglia in qualche modo, io la prima cosa che gli dico è: ti consiglio di stare attento a qualsiasi cosa diciamo, perché non vuoi essere interrogato dal nostro pilota. Noi a confronto siamo quelli gentili. È ancora svenuto. Ok. Comunque estraggo il pugnale e poi, già che abbiamo il centro medico, lo stabilizziamo. Cerchiamo di tamponare. Io però prima voglio vedere, riusciamo a dare una mano, un'occhiata alla tua mano. Ma la mia mano non è importante. Beh, è più importante di tenere completamente in salute questo. Basta che non muoia. Esatto. Adesso è più importante che lui non muoia. Poi però diamo un'occhiata alla mano. Ho visto di peggio. Il Trauma Lab quanto vi dava? Più 2? Giusto? Ah, boh. Sì, ma visto che non abbiamo Medicure non lo sappiamo usare. Quindi qua allora, tipo Idiocracy. Questo va in bocca e questo va... Ah no, forse li ho invertiti, aspetta. Bip, bip. Operazione per cambio di sesso. Rinunciata. In realtà c'è il personaggio, come si chiama, Ron, che si sta ancora allenando con l'allegro chiuso. Sì, ma perché lui mette il pugnale dentro. Allora, vi ricordo che secondo Prometheus è facilissimo estrarre un corpo estraneo dal proprio corpo a... Ah, sì, e poi come fare la trasfusione con uno strumento danneggiato e poi graffettarlo. Esatto, e poi ti autograffi e poi correre dopo. Certo. Dopo esatto. Che ti sei graffettato lo stomaco, puoi correre. Quindi fantastico. È una specialità. Quindi scusami, non ci ho pensato prima, puoi fare la trasfusione. Si fa la trasfusione? Sì. Puoi. Quello è facile, anzi. Solo se prima trovi un cobra alieno con la testa di vagina e ci giochi. Esatto, ti fai ghirighiri. Esatto, ti fai ghirighiri, hai vinto. Beh, hai un più 3. Hai un più 3 al tiro di medicina che non hai, no. Quindi tira la caratteristica e basta. Oh, beh, dai. 5, 2, questi. Grazie, cioè, almeno capisco cosa tiri. Solito dati illeggibili. Sì. 5 più 3, 8. Un successo. È vivo.
riesco almeno a tenerlo. Lo curi di un punto ferito, quindi gli suturi. La... Io invece voglio provare a curargli la mano. Se non ti spiace, faccio da solo. Allora, nel gioco, sullo stesso personaggio. Sulla non c'è penalità. Non a lui, a, a, me. A Ron. A me. Ok. Vabbè, intanto vi spiego le regole. Nel gioco non si può fare sullo stesso personaggio la stessa prova di medicina se non si ha un kit con un bonus superiore. Okay. Ah, okay. Quindi, ma in questo caso sì, farsi le cose da soli... Allora, si può fare... C'ha svantaggi? C'ha uno svantaggio. Chiaramente, sì. Mi pare di meno 2 o meno 3. E allora io lo perché perdi la vista. Allora lo curo io. Quindi... È Wits più 3, no? Perché siamo nel Medilab. Sì. Quanto tiri? 6. Tirerei uguale. Lo so, però fa più GDR così. Perfetto, spingo. Intervento perfettamente riuscito. Non spingere, ti prego. Non spingere. Spingere è fuori dal gioco, non lo sai. È fuori dal gioco lo spingere. Prego le icone perché... Guarda che ce n'hai già ammazzato uno curandolo, eh? Hai già ammazzato lui. È un'altra cura. Campagna! Ecco. Eccolo che si carica! Tira. Tira, Robè. No, ma me l'ha fatto un cazzo. Non potevi lasciarmi in pace. Tira, Robè, tira! Tira che questo è il sistema tuo. Ah no, sono quasi deluso, cazzo. Ragazzi, l'ho testato il fumble di questa regola entro una volta ogni mano. L'ho fasciato senza, però l'ho fasciato bene perché su quello sono bravo, però non bene per la ferita. Però l'altra mano. Ora sei a posto. Problema. L'altra mano. Ora sei a posto. È fasciato stile mummia. La fasciatura strettissima. Sì, potrebbe essere un po' stretta. Respiri quasi il pugnale. Le bende. Non sono molto bravo in queste cose. Sono più bravo a farle le ferite. Neanche quello. Abbiamo notato che... Ma perché non volevo sparargli. Mm-hmm. Vedremo la prossima volta. Sono ragazzi. Devo cambiare personaggio. Non posso giocare sto PG. Cioè. No. Il tipo è lì. Stato lì. Ha fatto successo. È stabilizzato. Il tiro di stizza proprio. Lo richiudiamo nel tappeto, già che l'abbiamo... giusto, un bendaggio. Esatto, l'abbiamo stabilizzato, interiore. Lo richiudiamo nel tappeto e io lo sbatterei nel comparto... L'ho sentito dire al capitano, alla pilota più volte questa frase. Il comparto siluri. No, quello per il... Sì, sì, il... La crostasi. Quello... No, no, quello per il contrabbando. Ah, ok, sotto, nascosto, buona idea. Beh, nel frattempo nel metal c'è un po' di cloroformio. C'è sniffo il cloroformio. Dai, anche per quello serve una prova di medicina per dargli. No, okay. Vabbè, quello lo sai. Perché se no lo ammazzo. Perché gli stai dando l'acido muriatico? Cosa ci fa? Ah, quel fumo non è la reazione del cloroformio. Che spreco! L'acido muriatico si fa un fantastico corriere. E lo mettiamo, lo sediamo e lo mettiamo nel scomparto. Lui si è bevuto l'antigelo della nave, capisci? Ma almeno quello è alcolico. Beh, no. Vabbè. Il paraflu non credo che sia molto alcolico. Non molto. No. Capite niente, avete una bocca. E poi aspettiamo gli altri. Samad ritorna sulla nave, che è lui. Ah, quale nave? La Calypso. Sì. La Calypso. Sì, sì, torno sulla Calypso. C'è un certo. Tutto a posto? Divario temporale, tu sopraggiungi sulla nave. Sì. La polizia. Ma... No, nessuno. Vedi che roccia delle bende sul collo. Vabbè. Hai detto la polizia? La polizia è arrivata. Io ho fatto la vittima, sono arrivato, ho aiutato un amico, gli ho salvato la vita. La polizia ha visto che sono un cittadino modello. Gli ho dato i miei riferimenti, tu dovresti avere il mio terminale. Ma se sta grazie. È arrivata e l'ambulanza. Anche la carabina. Grazie. È arrivata l'ambulanza. L'ambulanza è arrivata, lui è vivo e salvo, quindi sono riusciti a stabilizzarlo. Noi dovremmo assicurarci che non venga... Tornerei un secondo, ho dato i miei dati. Certo, ho dato i miei dati. Perché... Certo. Certo. Quando la polizia... Certo. Sì. Ah, i dati! Dato che qui evidentemente non abbiamo finito di lavorare, a meno che non ci vogliamo mettere in fuga adesso, nel più breve tempo possibile, ma avremo un sacco di rotture di coglioni e nessun... Sì, sì, mi trovate sull'Aulisse.
Che c'è un profumino. Che non è ancora arrivata. No, me ne vado io a cercare la Ulisse. Siamo nello parcheggio. Spazio porto a 7 minuti. Però, però, che ne dici di dirmi dove cazzo è finito il tappeto? Che ne dici di non dire il mio nome? Con un pappagallo davanti. A possiamo pensarci. Ecco. No, 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 no. Il pappagallo magari non ha deve essere qualcosa. Stata un'ottima idea. Magari. Vabbè, col pappagallo ci parlo io. Voi mi dite dov'è il tappeto. Perché il tappeto sarebbe meglio metterlo nello sgabuzzino. È già nello sgabuzzino. Ah. Non c'è nessun tappeto poi su questa nave. Come non c'è nessun ruolo, non ci sarebbe dovuto essere nessun. Che palle! Guardate che è registrata a me questa nave, mi trovano lo stesso se sì, mi cercano. Infatti, io vado. Ci segui a spalletta quando ce ne andremo con la Ulisse? Beh, d'accordo, così magari ti assicuri che non l'abbiamo messa in disordine. Spero non sia successo niente. Nel caso ho l'autorizzazione a pulire. Io sai perfettamente che mi fido perfettamente del tutto di te. Beh, Ilona di solito non è una che non mi preoccupo si mette a ammazzare. Ilona. Vero. Stavo pensando se potrebbe controllare. No. Comunque a me questa sembra una cosa molto saggia. Io sto qua a tenere la copertura. Ma se qualcuno dovesse attentare di nuovo la vita in ospedale a Ifran? Io cercherei di mettermi in contatto con loro nel più breve tempo possibile, però devo capire prima di tutto cosa ce ne vogliamo fare. Io ho una cosa da fare intanto che decidete. Se tu vuoi andare a cercare, è un'ottima idea, vado al computer e provo a cercare nella libreria del computer. Esatto. Ci sarà una libreria del computer, a cosa corrisponde l'11... Ti dà un più 3. Il 12-10. I Adris 12-10. Gli Adris 12-10. Ti dà un più 3 al tiro. Cosa sarebbe per cercare? Non è Wikipedia? Beh, se è famoso come cosa lo trovi facilissimo. Sì, ti hai un più 2. Su Wits? Sì, o sì. Beh, sì. Technology Zero sarebbe su Wits. Era un fallimento quello che mi è accaduto. No, ah. È Culture, non è Technology. Ah, ustia, io potrei aiutare. Un dado in meno. Dai, ottimismo. Guardo lì, un successo. C'è qualcosa che si è infilato sotto qua, mi sa. No, ma era fallimento. No, vabbè, tanto basta un successo. Trovi? Non ti dà soddisfazione comunque. È come fare di 12 col dato da 20. Che gioco è di 12? Beh, no, 10 c'hanno tipo vampiri, cos'è? 7, 8, 9. È come fare 12 col dado da 20. Beh, ma quello da 20 spesso con 9, 10, 11 colpisce uguale. Ok. Qua no, qua è 7. E poi sono io l'ubriaco, eh. Beh, no, è completamente diverso. Lì c'hai un range, qua c'hai un numero. Sì. Okay. Quindi è successo fallimento, lì invece puoi fare... Cioè, mi perdo dopo, poi te lo spiego dopo. No, vabbè, te lo spiego io dopo. Andiamo avanti. Spiegatevelo fuori di qua, okay. Perché io non ci sono. Trovi un passo. Che dice nel vuoto non si sente lo spazio. Anch'io. Beh, è una frase bellissima. Questa sarà la frase che noi useremo noi, tipo, ora bussa e poi di la parola d'ordine. Giuro di stravolgere quella campagna che avevo in mente per darmi nel vuoto. Non è come libereremo le fosse da voi. La signora salta il fosso con la borsa. Com'è? Vuoto. Non si può sentire lo spazio. Stefano non avrei nulla da ridire su questo. Sono già andato per non sentirla. Di questo poeta che per noi è come il passo dell'Apocalisse della Bibbia. Ok. E trovi scritto: meglio vivere un giorno solo vedendo coi propri occhi la sublime legge della realtà. Me lo passi dopo su Telegram. Bravo. Piuttosto che 100 anni senza mai vedere l'oscurità che avanza. Ok. Siate orgogliosi di essere dei semplici peccatori in un mondo di santi fasulli. I diavoli si sono travestiti da angeli. C'entrano i templari sicuramente. C'è anche una piramide. Nicola Cage. Esatto. Giacobbo è già sulle tracce. Sì. Ok, lo trascrivo. Certo. Ovviamente per me non vuol dire assolutamente niente. Però l'hai trovato già qualcosa.
figurati per me. E sto lì sulla nave aspettando che tornino i compagni e si sappia cosa si vuole fare. Io ti dico, se ti interessasse, è nello sgabuzzino. Però senza il volatile, magari. D'accordo. Io vado. E vado verso la Ulisse. Io sono appena fuori dall'Ulisse perché non so. Penso che l'Ulisse sia inabitabile in questo momento. Metto la exoshell. Quello spazio profondo. Ti volevo dire come trovi l'Ulisse, ma in effetti basta andare a naso. Io sto dormendo reclinato sulla sedia di pilotaggio della Ulisse. Mi sa che dobbiamo... Lo immagino già, con il giacchetto, ma senza pantaloni. Esatto, ho il pantalone tirato su fino a metà del giacchetto, non il suo, uno di quelli dell'armadio. Sì, che chiaro, è uno dei suoi vestiti. Strappato a metà dietro perché sei più grosso di me. Esatto. Gravissimo errore da io nella vita. Mi sa che non è molto abitabile ora. Lo deve diventare perché ci dobbiamo stare in tre e non è il caso che torniamo sull'altra nave al momento, quindi dammi una mano. Ma è stato Eric. Sì, ma Eric non mi darà una mano. Io ci provo a dare una spinta a Eric. Eric? No, cioè... lascia stare. Non vogliamo peggiorare la situazione. La vogliamo risolvere in questo momento. Vabbè, un tentativo, cioè, c'è sempre un modo ma di... Ma la domanda più importante è: dov'è il vostro tappeto? Non c'è più uno strappeto, tappeto ci ha dato le informazioni che ci servivano e poi l'abbiamo rimandato a casa. Mi sembra un'ottima idea. No, ma siamo stati abbastanza convincenti. Lo spazio profondo, Avete almeno cancellato le registrazioni? Quali registrazioni? Ron has left the party. Con la tuta si lancia nello spazio e va a nuoto verso il portale con le bombolette tipo Ultraman. Esatto. L'occhio bionico. L'occhio. Io mi stavo mordendo la lingua. L'occhio bionico. Te l'ho detto di prendere l'occhio bionico. Hai impedito di prendere. Io non ho messo le due occhi destri. Si svita il suo come una lampadina, eccolo. Beh, ha detto che comunque non parlerà. Oh, ha detto che comunque non parlerà, ottimo. No. Sono sicuro che manterrà la parola nel caso il sindacato vada a fargli visita. Beh, io contavo di più sulla paura del avere una maledizione o non ricevere la pace. Temo che per chi ha vissuto nelle strade come ho vissuto io, il sindacato faccia molta più paura di qualunque altra cosa che possiate dire. Mi dispiace che io non sappia quali sono le storie di Coriolis, dei sindacati, di cose del genere. Non ho questa esperienza. La prossima volta. Secchiamo l'occhio. No? Nel dubbio. Tanto ci sei tu e io quell'occhio, quindi... Sì, esatto. Ora, vi ha lasciato almeno un nome, vero? Certo. Sì, sì. Beh, sappiamo dove abita. Dove l'abbiamo prelevato. Ok. Dopo mi accompagni. E direi che qua si chiude. No, si io chiude. Volevo dire solo una cosa velocissima. E poi c'è la scena post credit. No, non è post credit. Se durante tutto questo che io sono rimasto in nave, il pappagallo che è lì con me, sì, dice qualsiasi cosa di compromettente, io gli tiro il collo. No. Tipo che dice padrone sangue o qualcosa del genere, io gli tiro il collo. Quindi tornano e c'è il pappagallo nella gabbietta con il collo tirato. Ah, Massimo ha detto ah padrone come prima. Ok. Meno male che non lo dice. E la scena post credit siamo io e Ilona che buttiamo fuori dalla navetta in un sacco nero della spazzatura i vestiti di Samantha che sono irrecuperabili. Completamente irrecuperabili. Tu sempre con l'exosuit e il coso, sai quello lì per pulire al getto d'acqua, no? Quello per togliere le croste dall'acciaio, no? Quello lì da pulire. Mamma mia. Poi prima andare nello spazio e apri il portellone e decomprimere l'hangar. E poi si sparge ovunque. Nella scena post credit c'è Zero con uno spiedo. Perché ha parlato? I Fran! Un po' no, non ha parlato.
Quello che avete ascoltato era Fumble. Beh, io pensavo fosse una cosa seria. Vorrebbe essere seria. Ron presto abbandonerà il gruppo perché preferisce la cioè, vita in Claudio, solitario. Il personaggio più serio della campagna, incredibile. Il più intelligente e serio. Intelligente e serio. E io non ho fatto cose così stupide, dai. Me la sono giocata da diplomatico. Mi sono esposto, ma io a parte credere a tutto quello che ti diceva il tizio. Ma ho fatto fumble, cioè, lo so, però per Ron. Vabbè, giustamente. Comunque io continuo a dire che questo gioco non lo odio, ma mi sa quanto antipatico. adesso. No, a me sempre. Sì, ma da comunque poca soddisfazione, cioè così un successo, sei riuscito. Guarda qua, tre ma successi. Ma è poca soddisfazione. No, ma io ho capito. Però se fai così... Fai proprio da cioè, lui si fumetta, però. Tutti. Anche <con me. ride> 1, 2, 3, 4, 5 successi. Forse devo usare i dati da 6, vediamo. No, oh, magari i dati da 6. Ecco là, guardalo. Guardalo. Sì, su 92 dati. Diciamo di solito, metti che ne tiro 7. Ecco là, minchia, guarda. 3. La prossima volta usi i dati da 6. Hai visto? Non cambia una scelta. Era colpa dei dati. Ecco là. Guarda, io l'altra volta ho fatto 8 successi con 7 dadi con questi, quindi non sono i dadi. Sì, no. Ecco là. Perché ripeto, non stiamo giocando. Perché sei fuori partita, certo. Perché ripeto, tre successi. Minchia, ma cioè, 4 successi. Sto tirando 6 dadi che sono a me. Scarichi, okay. Esatto. C'è una settimana per ricaricare. Come, ripeto comunque, se 9 mi avevi detto per fare cose a D&D, vuol dire il 45%. Ma non è qua giù il 45% è già con più di 4 dadi, se ricordo bene. Comunque. E se ritiri sei già sul 50. Sì, ma come anche, non so, vampiri cos'è? 8, 9, 10 o solo 9, 10? 8, dipende 9, quale edizione. Dipende, sì. Beh, tipo già 7, 8, 9, 10. Ma 3 dadi, 40% addirittura. Ragazzi, va bene che io bevo, però questa conversazione l'abbiamo fatta esattamente alla stessa ora di venerdì scorso. Ma ero perché non è convinto, ci posso far poco. No, io non sono affatto convinto. E non beve nemmeno, appunto. Vabbè, quello che avete ascoltato era Fumble, il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in italiano in Italia e all'estero. Esatto. E dato che molti ci ascoltano dall'estero, ciao a tutti quelli che ci ascoltano dall'estero. Ciao all'estero. Ciao. Ciao. Ci trovate su fumblegdr.it e su qwerty.it, dove trovate un sacco di altri podcast. Andate ad ascoltare A Whole New World, di cui è uscita una nuova puntata. E yes. Quindi... La 3 o la 4? La 3. Ok, sì. Sono indietro di una sola. Parla di yaoi. Se non sapete cos'è lo yaoi, cercatelo, ma non sul computer dell'ufficio. Esatto. Detto questo, potete andare su fumblegdr.it/shop, comprare i nostri giochi, potete andare a comprarli su Facebook, potete trovarli su DriveThruRPG, li trovate anche su Amazon, e Amazon però ha segnato erroneamente che esiste una edizione con copertina rigida che non esiste, quindi, esiste la copertina flessibile, sapevate. Potete comprare quella flessibile, poi del cartone, e mettete insieme e diventa rigida. Fate la combo di passare dai nostri link per andare su Amazon Clotos. A comprare Clotos. Quella è la combo definitiva. Sì. Diteci che l'avete fatto e vi ameremo. Sì, vi daremo un badge virtuale. Fumble. Potete anche condividere il podcast e i video su tutti i canali social e non social che conoscete e avete. Lasciate le recensioni su Facebook, bastardi. Sì. Lasciate le recensioni su Facebook e su iTunes. E il capitano verrà a esatto. Nei vostri, che nelle vostre cabine armadio. Sono pronto. Non esiste cabina armadio che lui non possa raggiungere. Sappiatelo. Pix. Pix. Pix, giusto. Pix. Così prendo due sessioni. Due sessioni sono due di netto, perché avete partecipato a due sessioni. Dove li segniamo? Qua. C'è una barra di experience. La barra, ecco. Quindi uno e due. Yes. Poi. Come si spendono? Allora, si spendono dandoli con... a qualcuno in cambio di altre cose. No, spendere tutti una volta è Pix. Allora, con 5 potete prendere un nuovo talento o un nuovo equipaggiamento particolare. Allora, aspetto io. Perché, per esempio, il... Sì, ma tu ci stavi dicendo che erano più di 2 o sono quei 2 e stavi cercando altro? Sono più di 2 e sto cercando altro. E... e allora, stavo dicendo che ho il talento o gli impianti cibernetici o bionici, perché prenderli costa un talento oltre che soldi. Ok. Poi le abilità. Tipo l'occhio bionico, no? Tipo l'occhio bionico, infatti per quello te l'ho consigliato. Tipo quell'occhio bionico, quello che ha 48 ore di registrazione in HD. Esatto.
con le nostre facce. Allora, di base le caratteristiche non crescerebbero mai, gli attributi. Io me ne sbatto e li faccio crescere. Ok. Ho stipulato un costo, poi lo guardiamo la prossima volta. Allora, le domande sono: avete partecipato alla sessione? Un PX per partecipare. Sono quindi, i due che sono già i due che avete. Avete sorpassato le difficoltà di un incontro, sì. E avete aiutato la vostro equipaggio a raggiungere quell'obiettivo? Beh sì. Due volte. Una la prima sessione e una la seconda. E ci siamo aiutati. Ci, sta, sì. Ci siete aiutati tutti e due. Ci sto. Hai messo te stesso o il tuo equipaggio a rischio a causa del tuo problema personale? Tu di sicuro. Io sì. No, due volte. Il mio problema personale. Io non ho un problema personale. Tutti hanno un problema personale. Ah, quelli. Ah, personal problem. Ah, ecco, dovrebbe essere di creazione. Allora, questo potrebbe essere spoiler, perché c'è uno zelota che mi cerca e non so se questa cosa è intervenuta. Cioè, se... Quindi no. No, non io sapendo. Io dovrei aver visto l'oscurità, ma non mi sembra di aver visto l'oscurità in questa... No, visto personalmente, no. Il tuo problema? Io sono puntato a causa dell'alcol. Nella prima sessione, quando sono arrivato di corso, ho puntato alla Stargandhi in faccia a una persona. E nella seconda ho insultato la vecchia. Ma quello che ci stiamo dicendo è che lui avrà un punto esperienza bonus. Ogni volta che faccio una stronzata. Bellissimo. Che rischia tantissimo la buccia. Tu vabbè. Io no, io so che sono tradito dagli zeloti e quindi me devo, cerco gli zeloti per fargli tanto male. Io ho raccontato il mio segreto alla Sard, tra l'altro, ma lui è talmente ubriaco che non se lo ricorda. Avete imparato qualcosa di nuovo su voi stessi o su un altro personaggio? Che non si possono fare le trasfusioni senza... Quello l'ha imparato Roberto. Che posso vendere un sacco di talismani alla gente. No, beh, l'economia sì. Di che non posso fidarmi di nessuno di loro, tranne forse di Zero. Forse sì, questo sì ci sì, sta. Sì, questo sì. Questo ci sta. Che tra l'altro... Perché io, tra le relazioni che avevo segnato, avevo Ilona, una persona che può insegnarmi qualcosa. Evidentemente non no. Ma non sei ancora? Il commercio. Infatti, per ora quella... Però Zero è il più pericoloso, ma anche quello più affidabile a questo punto. Io c'avevo Ron, si fa il culo a fare le cose senza ringraziamenti. Questo... E qua si fa... Beh, minchia. È la prima volta mi ha parato il culo da quel tizio sul balcone. Va bene. Io ho imparato che Ron è... più spaventato di quello che vorrebbe dare a vedere sulla nave. Cioè, lui si è fatto paranoico da quando siamo a terra. Vero. Perché non ho ancora raccontato neanche al master chi è in realtà che mi segue, ma io lo so. No, perché devo aspettare, mi scriverò in settimana per il background. Poi basta. L'ultima... Hai ucciso un Oni. Quello era un altro gioco. Avete sacrificato o rischiato qualcosa per il vostro compagno fidato? A voglia. Se ne avete qualcuno, beh, potrebbe essere anche tra di voi. Sì, e io invece che scapparmene dalla polizia sono stato lì e se mi andava male non uscivo dalla stanza. Sì, tu sì. Io no. No. Allungandola molto sì, ma non c'ho voglia Di vendertela. Perché io ho Samada il potere di cambiare il sistema e io mi sono fidato a lasciare lui da solo mentre noi ce ne andavamo, ma secondo me è tiratissima. Anche secondo me. E non è che l'ha proprio dimostrato davanti a te, quindi direi che è tirato. Va di fiducia automatica. Avete agito in accordo con le vostre icone? Savoia. Sì. Io tantissimo, entrambe le volte. Sì, io no. Lui sì. Sì, sì. Vabbè, lei sì. Beh, io che la prima azione che faccio dalle due sessioni ovviamente è spendere immediatamente il plot point. Che per il plot point devo dire che agisci sempre nell'ombra. Beh. Questo sì. Beh, comunque lui sì, nel caso del ma poi per il mio dogma è che siamo tutti dei pezzi di carne, che l'unica cosa che possiamo fare è fare qualcosa che poi si ripercuote sul futuro della società. Quindi direi di sì, per entrambe le sessioni. Ok, con te ho un po' più di difficoltà perché qual è il rischiare. Tu no, infatti non credo di aver rischiato. Tu non hai rischiato molto, sei stato molto conservativo. Il viaggiatore non me lo ricordo sinceramente. Sì, no, comunque no. Sì. Comunque no. E se un giocatore non tira l'acqua su un mulino, e comunque no, mi fido. Quindi io ho 5 punti esperienza. 5 punti esperienza. O vi potete prendere un talento. Subito. Che sarebbe in caso un altro potere subito o aumentare l'abilità di uno step e costa alquanto lo step a cui dovete arrivare per 2. Ok, quindi da 0 a 1 costa 2. Esatto. Sempre massimo 5, giusto?
sempre massimo no, 3 le abilità. No, 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 anche le abilità per me andate. Possiamo okay. prenderle anche advanced o prima potete fare ad accedere advanced. Ci vuole qualcuno che ve le insegna o un periodo di studio su da qualche parte. Avendo avendo la libreria sulla nave, ve lo concedo perché dà un più 3. Certo. Quindi io voglio prendere una... prenderò un potere. Io prendo sicuramente un potere che ho abbastanza punti esperienza per prendere. Sì, sì, un potere mistico. Perché io punto tutto su quello. O telepatia. Ho fatto un talento. Qualcosa di sneaky, sneaky. O aumenti la caratteristica. Non c'è headshot. Ah, no, 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 io voglio pompare tutto sui poteri. Sui poteri mistici. Talento sempre della nostra razza. Quelli che avevamo visto o che ci piacevano erano telepatia. Chiaro, non degli umanini. I talenti sono quelli, generici. I talenti sono quelli dei Mystic Power. Quindi non è che c'è di razza. Di razza. Beh, si incende gli umaniti. I Mystic Power sono quelli che hai preso te qua creazione. Sì, però ci sono altri talenti oltre che quei solo poteri mistici. Sì, io ho preso il talento Mystic Power. Sì, ci sono altri talenti, assolutamente. Beh, tipo 9 vite è un talento. Lei giustamente. Ilona aumenta manipulation, quindi diventerà la più ricca del gruppo in una... Come se ce n'avesse bisogno. Ancora di manipulation. Ma ci sta. Sì, no, mi sono aumentata di 2 manipulation, poi metto uno in più observation. No, io andrò a vedere gli altri. Scusami. Allora, quanto avevi? Ho 6 punti. Aspetta. Ho 6 punti. Okay. Ti ho detto che per aumentarne di 1 devo pagare 2, no? No. Il doppio. Dove devi arrivare per 2. Allora, quindi se sei a 3 e devi arrivare a 4, 8. Quindi aspetta, se sono 2, devo... Paghi 6 per arrivare a 3. Paghi 6. Okay. Perché 3 allora per 2 è 6. Mentre per le caratteristiche stesso discorso, ma è per 2,5. Giusto, certo. È un po' di più perché per la caratteristica altro, si applica. Peraltro, se vuoi arrivare a 4, cioè se sei a 2 vuoi arrivare a 4, devi prima pagare 6 e poi pagare 8. Non puoi pagare 8 diretto. Eh sì. Certo. Certo. Talenti come se piovesse proprio. La prima abilità però, se siete vuoti in qualcosa, il primo punto costa 5. Ustia, perché apprendimento di un'abilità nuova. Io potrei, io ne ho tanti. Però gli impianti cibernetici è prendere un talento e spendere il costo, no? Sì. Sì. Più tempo di guarigione dell'intervento. Riflessi accelerati non è male. Vabbè, guarderemo in settimana che cosa anch'io. Comprare, perché così su bene. Al volo non mi viene difficile. Sì, 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 sì. Tipo qualcuno che prende un punto in medicina. Aspetta, no, valuta... no, questo è come le cabine di lusso. Esatto. Okay. Però aspetta, votazione veloce, veloce. Telepatia, chiaroveggenza o presagio? Telepatia. Sì, telepatia. Avrei c'è un silenzio telepatia. Unanime. Esatto. Bene, se volete diventare... Tu puoi scoprire quando ti vado a cagare nell'armadio. Se volete diventare telepatici, sempre, però. Anche voi potete lasciare una recensione a 5 punti esperienza su Facebook e su iTunes, a Fumble, a Come Col Gioco, a SideQuest e a Epoca. No, a SideQuest no, perché... Per a Fumble sempre. Lasciate nominate anche SideQuest nella recensione che fate a Fumble. Assolutamente. Fumble è bellissimo, SideQuest fa cacca. Potete anche dirci come ha fatto qualcuno: guardate, io ascolto solo SideQuest, a me va bene lo stesso. Esatto. Qualcuno, certo, virgola bastardi. No. Ragazzi, ci sentiamo settimana prossima con un'altra puntata di Coriolis. E ricordatevi che nel vuoto non si sente lo spazio. Esatto. Fumble. Sarà il suo senso, però. Sarà il nome della prossima puntata, già lo so. Ciao. Ciao. Ciao.